Buonasera a voi, grazie di essere venuti al secondo incontro di questa serie di dialoghi. Questo è il primo incontro che introduce un tema, abbiamo deciso di dividere questi incontri in parole chiave. La parola chiave di questo incontro è il tempo della complessità. Nella discussione come fare questa edizione sono io che ho proposto il nome di Ugo Mattei, quindi mi prendo il carico dell'idea. Perché il tempo della complessità? Il nostro punto di vista, nel senso... Voce? Forse bisogna... Ci poniamo nei panni di tutti gli altri come noi che hanno difficoltà a capire che cosa sta succedendo, come si stanno trasformando questi tempi. Quindi questa nostra esigenza, questo nostro prurito di capire che cosa sta succedendo ci porta a cercare persone che ci aiutino in qualche maniera o ci prestino le spalle per poterci salire sopra. In questo incontro i dialoghi di questa serie sono più o meno divisi in quattro temi: politica, economia, scienza e società. Nel caso del nostro ospite Ugo Mattei, è un professore sia all'Università di Torino che all'Università di Berkeley, credo si chiama, diritto comparato lì negli Stati Uniti e diritto privato qui, ma credo abbia avuto la fortuna di incontrare Fyodor Capra per la sua strada e in qualche maniera ha intessuto questo testo che mi ha portato a proporre la persona di Ugo Mattei, che non è il testo adesso, questo è successivo, ma era Ecologia del diritto, che si poneva la domanda se il diritto nei tempi che cambiano così in fretta, con questo aumento enorme di connessioni, fosse adeguato a quello che stava succedendo. Quindi la persona che lo accompagna è Mario Giambelli, esperto di responsabilità civile, anche lui l'ho proposto io, nel senso che in questo momento particolare c'è un dibattito intorno a temi sui beni comuni e purtroppo noi non ci capiamo molto, nel senso abbiamo o uno segue il dibattito dal punto di vista giuridico o non ci riesce, quindi abbiamo cercato una persona amica per poter fare da, diciamo, da moderatore, più che altro da contribuire al dialogo che avverrà successivamente alla presentazione del professor Mattei. Non dico più null'altro, solo insomma, spero che questo incontro ci aiuterà un po' tutti a capire le cose un po' meglio, nel senso a farci a condurci a tessere delle vele complesse per i tempi che cambiano in maniera così veloce, magari siamo pronti nel momento in cui cambieranno in senso negativo. Quindi anticipo semplicemente che sabato mattina ci saranno altri incontri, tra cui c'è Pierluigi Luisi, avevo scritto due volte Luigi, Pierluigi Fagan e Ugo Bardi. Pierluigi Luisi, casualmente, non so se è proprio, tanto casualmente, ha scritto un testo anche con Capra, è un chimico che insegna a Zurigo, che si occupa però di complessità. Il Pierluigi Fagan è la persona che ci ha consigliato Luisi, e Ugo Bardi si occupa di sostenibilità, è un fisico. Va bene così. Quindi sabato mattina alle 10:30 ci saranno questi incontri e continuerà tutta la giornata. Vi presento Ugo Mattei. Grazie. Quanto tempo? Mi dici solo quanto tempo ho? Come hai organizzato? Quanto tempo ho? L'altra volta era un'oretta a persona, però
fino a quando non muoiono le persone. Vabbè, no, no, ma non voglio finire, giusto per un'idea per... Ti guardi in faccia, Mari, se vedi qualcuno si è addormentato. Sì, vabbè. No, no, d'accordo. E magari mi addormento io, a volte succede anche quello, che l'oratore si addormenta. Allora, il... si sente? Sì. Pronto? Ok. Allora, intanto ringrazio moltissimo per questo invito che mi fa molto piacere e che ho in qualche modo accolto anche con in mente di presentare poi qui a Milano per la prima volta in questa fase l'iniziativa sui beni comuni del Comitato Rodotà, al quale di cui vi parlerò però successivamente. Prima volevo un po' inquadrare generalmente la prospettiva. E quindi si parte da, è stato menzionato, la complessità va compresa, la complessità è anche un buon modo per dire che le situazioni sono molto molto compromesse nella nostra fase storica. Abbiamo alcuni dati ecologici che sono davvero importanti, catastrofici, sui quali... di cui in qualche modo sappiamo da 50 anni, dai limiti dello sviluppo del circolo di Roma, via via poi il libro di Rachel Carson. Sono molti anni che si grida l'allarme sulla condizione ecologica globale, che è molto complessa e molto pericolosa, ma sono molti anni che si fa finta di niente. E che si continua a far finta di niente fino al punto in cui si è rischiato, e probabilmente siamo già quasi ad un punto di non ritorno. Io ieri ero a Bologna per un'iniziativa proprio sull'ecologia del diritto e c'era un ecologista di Bolzano che ha fatto un quadretto, per cui alla fine della sua chiacchierata eravamo tutti un po', come dire, sotto shock. I dati sono i seguenti: noi abbiamo un'impronta ecologica globale pari a 1.5, che significa che siamo oltre la metà delle capacità riproduttive del nostro pianeta dal punto di vista energetico. Le parti più sviluppate del mondo hanno impronte ecologiche intorno a 5, la Silicon Valley ha impronta ecologica 6, il che significa che siamo 6 volte oltre le capacità riproduttive del pianeta, il che significa che se quei tenori di vita si estendessero a tutti avremmo bisogno di 6 pianeti. Il che significa, poi, guardando le cose nella loro complessità, si vedono due cose. Primo, la natura irresponsabile, direi quasi criminale, della narrazione dominante, che insiste sulle necessità della crescita e che indica il modello di sviluppo, in particolare della Silicon Valley, del sud della Baia di San Francisco, come il punto d'arrivo, no? Il massimo possibile della civiltà umana, perché hanno le automobili elettriche, perché usano un mucchio di energia rinnovabile, perché hanno i robottini che ti aprono le porte, perché hanno tutte queste cose qui. Allora i nostri politici più o meno provinciali vanno a farsi fare i selfie da Google piuttosto che da Facebook, no? Per dimostrare che quello è l'itinerario desiderabile. In realtà quell'itinerario lì è un itinerario drammaticamente sbagliato, perché semplicemente non si può immaginare di poter seguire quel modello di sviluppo per tutti quanti, e quel posto può svilupparsi in quel modo proprio perché ci sono altri luoghi sulla faccia di questa terra che non hanno invece la capacità neppure di produrre un'impronta ecologica vicina all'uno, semplicemente perché non hanno risorse sufficienti quasi neppure per la riproduzione della mera vita. E questi sono i luoghi del sud globale dove l'impronta ecologica è molto inferiore a uno. Molto inferiore a uno, ed è quella che ci tiene sostanzialmente tutti insieme ad una situazione di 1.5, che è terribile ma non è così tragica come sarebbe se fossimo a 5. D'altra parte, Gandhi, quando l'India raggiunse l'indipendenza, intervistato su quale modello di sviluppo intendessero seguire, se avrebbero seguito il modello di sviluppo dell'Inghilterra, rispose, ed eravamo non ancora nemmeno negli anni 50, rispose: sarebbe impossibile, perché per seguire lo sviluppo dell'Inghilterra ci è voluta metà delle risorse di questo pianeta
ed erano molte meno persone. Se noi andassimo in quella direzione di sviluppo non ci sarebbe proprio nessuna possibilità di andare da nessuna parte. E ancora prima di Gandhi noi abbiamo delle testimonianze molto importanti, per esempio famosissime sono le pagine di Bertolt Brecht nell'Opera da tre soldi, no? Quando parla di quelli che segano il ramo su cui siedono e che si scambiano fra loro esperienze su come si possa segare il ramo sempre più in fretta. E questo è un po', come dire, lo stato e la condizione attuale. Stato e condizione attuale che oggi è in qualche modo denunciata con toni assolutamente drammatici anche dalla maggior parte degli scienziati di questo mondo, e le cui conseguenze sono purtroppo molto, molto, molto tragiche, perché tutta una serie di fattori che non sto naturalmente a percorrere, anche perché esulano dalla mia competenza, magari ne potete parlare con Luisi se viene domani, o quando viene, ci dimostrano che in realtà, anche se adesso incominciassimo davvero ad annullare la produzione di CO2 e di altri gas che producono effetto serra, non di meno Venezia scomparirebbe lo stesso nei prossimi 70 anni. Cioè, stiamo parlando, come dire, di un punto di non ritorno molto molto avanzato, perché ci sono dati, conti e cose per cui un pezzo molto significativo delle coste italiane semplicemente finiranno sott'acqua prima, non prima che muoia la maggior parte di noi, ma sicuramente nell'arco della vita dei nostri figli. Quindi il caso è serio, molto molto serio. Primo punto. Secondo punto, io nel libro L'ecologia del diritto in qualche modo mi sono avvicinato al pensiero ecologico lavorando con Capra, per una ragione di igiene mentale personale, perché prima dell'ecologia del diritto avevo scritto con un'antropologa del diritto, si chiama Laura Nader di Berkeley, avevo scritto un libro, si chiama Il saccheggio, in cui avevo sostanzialmente indagato una questione che i giuristi di solito tendono a nascondere un po', che è quella per cui in realtà la narrazione della legalità si è sempre accompagnata a pratiche di saccheggio estremamente invasive, soprattutto nei paesi non occidentali. In altre parole, il portare la legalità nel mondo è, come dire, il modo un po' ipocrita di individuare, di indirizzare e di indicare il fatto che l'occidentale vuole andare nel mondo, nel suo globale, a estrarre le risorse che gli sono necessarie per il proprio modello di sviluppo capitalista. E il diritto ha avuto un ruolo enorme in questo saccheggio globale, dimostrando dei connotati, anche questi sono stati studiati, anche lì ci sono delle pagine di Brecht molto belle, ma poi ci sono le pagine magistrali di Pashukanis e di tanti altri autori, dimostrando in qualche modo come esistesse una sorta di natura del diritto che è forte coi deboli e debole coi forti. L'ordinamento giuridico, il diritto, la legalità, tende in maniera molto visibile a imporre regole molto spesso non benefiche per i destinatari delle regole stesse, imporre queste regole con violenza molto forte, soprattutto a coloro che non sono in grado di capire il diritto stesso. C'è un sapere formale, un sapere professionale, che viene utilizzato, come sempre per altri saperi professionali, per imporre la volontà del gruppo professionalmente forte rispetto, che a sua volta si pone naturalmente al servizio del potere, rispetto a coloro che si trovano in una posizione subordinata. Quando ho pubblicato Il saccheggio nel 2008, eravamo all'inizio della crisi globale, l'inizio della crisi globale, ed eravamo, come dire, in pieno, il libro era stato scritto nel pieno periodo della presidenza di Bush negli Stati Uniti, dove il modello giuridico americano aveva in larga misura gettato la maschera. Dopo l'11 settembre del 2001, molta parte della retorica liberale, classica, legalistica, utilizzata dagli Stati Uniti era stata semplicemente buttata nel cestino.
potere esecutivo aveva sostanzialmente rivendicato e oggi rivendica sempre di più un'autorità molto difficilmente governabile da parte non soltanto del potere legislativo, in questi giorni l'abbiamo visto, no? Il confronto fra Trump e il Congresso, ma anche una capacità di incidere, di imporre la propria volontà sul potere giudiziario che non ha precedenti nella storia degli Stati Uniti. La storia degli Stati Uniti è una storia di forte presenza di un potere giudiziario, quello della Corte Suprema, capace in qualche modo di imporre un sistema di controllo professionale anche molto pervasivo sull'autorità del potere. Con il 2001, nell'evoluzione diciamo successiva al 2001, questo rapporto di forza fra la Corte Suprema, quindi fra la legalità formale se vogliamo, e il potere politico nelle mani dell'esecutivo è stato clamorosamente stravolto. Con un'evoluzione che peraltro non è limitata agli Stati Uniti. È un po' la cifra della contemporaneità, forse la cifra che è uscita davvero dal crollo di quello che Debord chiamava lo spettacolo concentrato, che era il sistema sovietico, no? il capitalismo di Stato dell'Unione Sovietica, che rappresentava, era rappresentato nel libro, nella società dello spettacolo, il libro più importante di Guy Debord, era presentato come spettacolo concentrato, che veniva opposto alla nozione dello spettacolo diffuso, lui lo chiamava, che era sostanzialmente il modello spettacolare delle democrazie occidentali, o delle cosiddette democrazie occidentali. E la previsione che il grande filosofo francese, che era stato poi un marginale della cultura accademica francese, è stato riscoperto dopo, era odiato da Sartre, era un po' tenuto, come dire, ai lati, no? di quello che era il modello anche strutturalista che in quel periodo dominava, Debord scrive quel suo famoso libro successivo alla società dello spettacolo, in cui parla di spettacolo integrato e prevedeva il fatto che con la caduta della contrapposizione bipolare le caratteristiche fondamentali tanto del modello stalinista, quindi del controllo centralizzato, quanto del potere nelle mani dei soggetti di mercato privato, multinazionali e comunque liberali, diciamo, del modello liberista occidentale, si sarebbero integrati in un unico agglomerato politico, che lui chiamava lo spettacolo integrato e che oggi è descritto benissimo da tanti libri, da tanti contributi. Se voi prendete per esempio dai lavori di Harari, che è uno storico israeliano molto bravo, adesso è uscito questo libro sulla società del controllo negli Stati Uniti proprio adesso, un grande caso letterario di Shoshana Zuban, sono tutte studi che stanno ormai analizzando il sistema politico globale come un gigantesco processo di concentrazione del potere. Di concentrazione del potere non limitato, di concentrazione del potere esecutivo che in qualche modo diventa, nelle mani dell'uomo forte, no? diventa il modello di riferimento da tutte le parti. Questo lo vediamo un po' ovunque, non soltanto il trumpismo negli Stati Uniti lo dimostra molto bene, ma pensate al modello Putin, ma pensate alla Turchia, non c'è quasi paese del mondo nel quale non si verifichi questa concentrazione di potere nelle mani dell'esecutivo. E l'esecutivo tende a essere fortemente insofferente rispetto a quelli che sono i controlli che arrivano dal modello giudiziario. Anche in Italia, in realtà, sebbene in modo, come dire, un pochino più complicato in questa fase, abbiamo assistito però a un fenomeno di concentrazione del potere nelle mani dell'esecutivo molto forte, molto molto forte. Io quando studiavo giurisprudenza negli anni 80, primi anni 80, mi ricordo che si studiavano fra le fonti del diritto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il famoso DPCM, Non era nemmeno insegnato, era una nota a pie pagina del noiosissimo volume di Sandulli di diritto amministrativo, in cui diceva: fra le fonti subordinate c'è anche il DPCM. Ma tu, in Italia negli ultimi 10 anni quasi tutte le riforme più significative che sono state fatte tramite DPCM. Cioè lo svuotamento del Consiglio dei Ministri, della stessa visione del primo ministro come primus inter pares,
della collegialità in tutte le sue forme, anche da noi è andata certamente in una direzione molto molto distante da quello che era il quadro di riferimento che era stato tracciato dai nostri costituenti del 48. Quindi siamo di fronte, come dire, a un fenomeno di questo tipo. Un fenomeno di questo tipo che però che si accompagna in qualche modo a un continuo sforzo di costruzione delle necessità del reale come obblighi ed imperativi di crescita. La parola crescita, la stessa idea della crescita, dello sviluppo economico, dell'aumento dell'attività mercantile, è il refrain sostanzialmente di tutte le politiche delle cancellerie di tutto il mondo. Non c'è una posizione che abbia raggiunto il governo in alcun luogo del globo terracqueo che propone una via differente. C'è stata una fase molto circoscritta, forse, che è stata anche molto sovraenfatizzata a casa nostra, soprattutto da pezzi, diciamo, della cultura di sinistra. C'è stato un periodo di Sud America, no? In cui si pensava che esperienze come quelle dell'Ecuador o come quelle di Morales in Bolivia, che mettevano un po' in qualche modo un pochino di più al centro la natura, il buon vivere, tutte queste nozioni avrebbero prodotto un altro modello di sviluppo, ma in realtà non è andata così, e l'estrattivismo, cioè l'idea per cui sostanzialmente la madre terra, Gaia, ci deve dare le risorse per campare il più possibile, il più in fretta possibile, perché non c'è tempo per pensare ad un'alternativa, perché bisogna continuare comunque in quella particolare direzione, a segare il tronco sempre più in fretta, per riprendere Bertolt Brecht, era in qualche modo, è in qualche modo la visione stradominante. Con Capra, quando abbiamo incominciato a lavorare all'ecologia del diritto, io cercavo in qualche modo nell'ecologia una pars construens. Cioè avevo analizzato il diritto in modo molto critico, il libro aveva avuto grosso successo, è stato tradotto in molte lingue Il saccheggio, e quindi sono andato in giro a presentarlo in tantissime parti del mondo, e tutte le volte che finiva una di queste presentazioni calava, come dire, un'aria di depressione nel mio auditorio. Perché comunque da qualche parte una sorta di fiducia nelle virtù taumaturgiche della legalità ce l'abbiamo. Figuriamoci se non ce l'ha uno come me, che da quando ho 25 anni che faccio e che insegno diritto, e che quindi in qualche modo, prendendo coscienza di questo aspetto particolarmente odioso del regime di legalità, cioè la sua forza coi deboli, la tua debolezza coi forti, che è uno dei caratteri delle personalità, anche delle persone più orribili, no? Prendi coscienza di questo e in qualche modo ti misuri con, non dico un fallimento esistenziale, ma sicuramente hai raccontato per molto tempo a dei ragazzi e a delle persone più giovani determinate cose relative alle potenzialità del diritto, e poi dopo ti accorgi, studiandolo da vicino, studiandolo con un antropologo, quindi uscendo dalle biblioteche, non studiandolo sui testi giuridici che raccontano, no? E che riproducono la narrazione formale della legalità, ma uscendo dalle biblioteche, andando a vedere l'impatto sul sociale delle regole giuridiche. Quindi il giurista che esce dalle biblioteche non sa dove andare, e quindi deve farsi guidare un po', no? In qualche modo da qualcuno. Io ho avuto la fortuna di trovare dei maestri straordinari fra cultori di discipline che non sono la disciplina giuridica. Allora vai a vedere, come dire, l'impatto sulle persone, sulla società, quelle cose che il giurista non studia proprio. La nostra visione del diritto, se ci pensate, è abbastanza incredibile, perché noi abbiamo tre diverse discipline che affrontano lo stesso fenomeno. Il fenomeno essendo il modo attraverso il quale una collettività, uno Stato, una comunità si dà delle regole, noi lo dividiamo in tre fasi, cioè la fase preparatoria delle regole, quindi il processo politico che produrrà queste regole, e questo non lo studiano i giuristi. Quella roba lì lo studiano gli scienziati della politica, i politologi, che studiano le maggioranze, le opposizioni, che studiano i modi attraverso il quale il diritto diventa tale. Poi c'è questo momento magico in cui il diritto diventa diritto,
finisce in Gazzetta Ufficiale, riceve la promulgazione del Presidente, a quel punto diventa il nostro mestiere, il mestiere del giurista, che si dimentica totalmente la provenienza e l'origine e cerca di interpretarlo, come dire, in un modo più o meno letterale, più o meno sistematico, più o meno di metterlo comunque in sintonia rispetto ad altre regole formali sulle quali che si erano accumulate precedentemente. Quindi svolge questo ruolo puramente autopoietico, no? Sostanzialmente di costruzione del diritto a mezzo del diritto. Dopodiché ci sono le conseguenze della regola giuridica, chi sono i vincitori e chi sono i perdenti di questi processi sociali. Quando noi cambiamo il diritto del lavoro, ci sono delle persone in carne ed ossa che vengono licenziate. Quando noi togliamo di mezzo l'equo canone, dico per dire, ci sono degli inquilini che vengono sfrattati. Quando noi, come viene fatto adesso, dichiariamo che una certa categoria di persone che sono i richiedenti tutela umanitaria non hanno più diritto a quel genere di protezione internazionale, abbiamo tutta una serie di persone che piombano da uno stato di legalità e di inclusione all'interno della società in uno stato di esclusione e di marginalità. Quando noi diciamo che i parcheggiatori abusivi commettono un reato, costruiamo dei criminali, per cui poi le persone avranno paura a dare un euro a quel signore che per 20 anni ti ha trovato il posto della macchina e che magari mantiene una famiglia in quel modo lì, no? Cioè il diritto ha un impatto sulla società, ma questo impatto non interessa per niente al giurista. Anche lì c'è una completa, come dire, operazione di rimozione, e infatti chi è che se ne occupa? Il sociologo. E lì c'è un altro dipartimento, cioè il dipartimento di scienze politiche, il dipartimento di giurisprudenza e il dipartimento di sociologia, che spacchettano esattamente lo stesso processo, no? Dalla produzione all'impatto, in 3 diverse discipline. Normalmente ci sono delle tensioni fra questi dipartimenti, si litiga per le cattedre, si fanno tutti questi tipi di cose qui all'interno dell'università, e certamente non ci si parla. E quando uno si pone il problema di vedere un fenomeno sociale dall'origine alla fine, sta facendo ricerca interdisciplinare, no? Cioè, abbastanza incredibile se ci pensate. Cioè, prima costruiamo in qualche modo delle barriere totalmente prive di senso dal punto di vista della comprensione della realtà sociale, che è una realtà complessa e che va studiata con degli strumenti capaci di farci percepire la complessità, e poi diciamo che quelli che non stanno fanno ricerca interdisciplinare, magari li premiamo pure, oppure non gli facciamo vincere i concorsi perché non rientrano, no? In uno piuttosto che in un altro settore. Cioè, è tutto un sistema, voglio dire, sottosopra, per dirla col nome di questa rassegna, no? Allora, finito di scrivere il saccheggio, ed essendomi reso conto che per 30 anni avevo insegnato delle cose in cui in realtà credevo molto poco, ero entrato in una fase un po' di ricerca. Volevo una pars construens, vuoi qualche cosa, vuoi un orizzonte costruttivo, perché non è bello deprimere regolarmente il tuo auditorio, deprimere anche te stesso, no? E allora il pensiero ecologico è stato per me davvero una grande scoperta, perché avevo sempre avuto, dal punto di vista politico, dal punto di vista della mia azione, delle mie attività extra, diciamo, scientifiche, extra universitarie, una vocazione ecologista, avevo sempre fatto parte di tutte quelle cose lì, però la complessità dello studio dell'ecologia, dei sistemi complessi, è veramente estremamente interessante. E nell'ecologia del diritto abbiamo provato a interrogarci con Capra su una questione apparentemente molto semplice, che è quella del rapporto che c'è fra leggi umane e leggi di natura. Laddove le leggi umane sono quelle che noi ci diamo, in quel modo lì che vi ho detto prima, e le leggi di natura sono quelle che invece in qualche modo sostengono la vita su questo pianeta, sono le regole ecologiche. E l'incoerenza, il conflitto fra leggi umane e leggi di natura non potrebbe essere più drammatico. C'è una contraddizione drammatica fra le leggi umane, così come sono venute sviluppandosi dalla modernità in avanti, e quelli che sono i sistemi di riproduzione della vita su questo pianeta. E questa tensione è quella che produce quei dati che abbiamo visto prima, quei dati di catastrofe ecologica. E allora ci siamo posti un po' sulla strada di vedere come
queste leggi umane erano nate e venute fuori in questo modo, e abbiamo identificato un fenomeno, proprio per dirla molto semplicemente, anche qui basandoci, mica abbiamo fatto il lavoro, non è che noi ci siamo basati sul lavoro di Polanyi, no? Polanyi ha scritto questo libro importantissimo che si chiama La Grande Trasformazione, che è un po' uno dei grandi classici che vanno letti se si vuole capire un po' la situazione presente. Polanyi diceva: ma con la modernità che cosa è successo? È successo che istituzionalmente si sono costruite le basi per una grande trasformazione di beni comuni in capitale. Cioè il valore d'uso, l'accesso alla terra, alla foresta, alle risorse, no? Che in qualche misura consentiva la vita miserabile, per carità, dell'umanità premoderna, no? La vita del villaggio, la vita della foresta, viene in qualche modo trasformata da leggi umane in tal modo per cui questo valore d'uso diventi valore di scambio, in modo che questi beni comuni si trasformino in capitale, in un momento storico in cui di capitale c'era un'enorme necessità. Ovviamente l'accumulo di capitale di per sé non è una cattiva cosa. L'accumulo di capitale è stato funzionale a costruire le università, a costruire gli ospedali, a produrre tutta una serie, la ricerca scientifica, quello che vi pare, no? Chiaramente ci sono, è funzionale anche alla divisione del lavoro in società, no? E noi, come giuristi, ma anche come scienziati sociali, eccetera, abbiamo costruito questo meraviglioso edificio che ha fatto sì che in poco tempo i beni comuni venissero, attraverso il diritto, trasformati in capitale. Questo tanto al centro, e qui la storia di Polanyi era la storia delle recinzioni, no? Delle famose enclosures dell'Inghilterra, a partire dal 500, dal 600, che poi piano piano aliena i contadini dalla foresta e costruisce la manodopera, l'esercito di riserva, se vogliamo, della manifattura e poi della produzione industriale, con tutte le costruzioni che Foucault aveva fatto circa la strutturazione dell'autorità, no? L'esercizio del potere, la coercizione, la nascita del manicomio, delle carceri, insomma di tutte queste istituzioni che erano istituzioni della centralizzazione del potere. Il potere si centralizza e trasforma, centralizzandosi, commons in capitale. E lo fa sia attraverso delle ristrutturazioni della nozione dello Stato, che attraverso le regole del diritto privato, del diritto civile, no? Dei rapporti di convivenza civilistico, il contratto, la responsabilità civile, la proprietà, la responsabilità limitata nelle società per azioni, sono tutte nozioni che in quel periodo storico, tra il 600 e il 700, cambiano completamente nella loro struttura. Nasce una teoria generale del contratto, per cui liberamente, per consenso, si può trasferire uso in scambio. Prima non c'era né nell'Inghilterra del common law né nella tradizione romanistica. Nasce la nozione della colpa, la colpa che è in realtà che cosa? Uno schermo protettivo di chi corre dei rischi, ma lo fa secondo quelli che sono delle regole comportamentali socialmente accettate. E quindi se tu, correndo dei rischi, ma avendo, come dire, il livello di precauzione che la società considera accettabile, produci dei danni, quei danni rimangono dove cadono, e quindi tu sai perfettamente che, rispettando delle regole di comportamento, quali le regole sulla colpa, sei immune rispetto alle conseguenze eventualmente catastrofiche delle tue attività rischiose. Questo è fondamentale per lo sviluppo industriale. Responsabilità, la copertura, diciamo, la struttura della responsabilità limitata delle società per azioni poi completa il quadretto, no? Per cui il ricco investitore, tipicamente olandese, investe 100 denari in una impresa pericolosissima, quale quella di andare con delle navi da guerra a saccheggiare l'India, East Indian Company e quant'altro. Se le cose vanno bene, i ritorni sono delle fortune straordinarie, la nascita vera, la stessa nascita del diritto internazionale nasce per strutturare e per giustificare giuridicamente un assalto fatto da una nave della Compagnia delle Indie Orientali rispetto a una nave portoghese che era carica di fortune che avevano a loro volta saccheggiato nel lontano Oriente, che viene assaltata dalla nave della Compagnia delle Indie,
la Santa Caterina si chiamava, era una nave portoghese carica di fortune inestimabili, attraccata al largo di Singapore, passa questa nave della East Indian Company, pensa bene di assaltarla, depredarla di tutto il carico e colarla a picco. E lo fa e se ne torna con questo carico di un valore impressionante, cioè era un carico che valeva più dell'investimento iniziale di tutti gli azionisti, una cifra gigante. Okay? La cosa fa un certo scandalo, va in corte, si riunisce la corte dell'ammiragliato ad Amsterdam per discutere di questo caso. L'Olanda non era in guerra col Portogallo, quindi eravamo in una situazione, diciamo, di pace. La nave della Compagnia delle Indie non era una nave olandese, perché la Compagnia delle Indie era una compagnia privata e quindi non c'era la responsabilità dello Stato, okay? Si va in corte, l'avvocato della Compagnia delle Indie è il grande giurista, fondatore del diritto internazionale, oh mamma mia, Ugo Grozio, che scrive, aveva 21 anni all'epoca, Ugo Grozio scrive il rapporto, diciamo, la difesa della Compagnia delle Indie, dicendo una cosa che è importantissima anche per capire la situazione di oggi. Lui dice: per una società commerciale poter trattare, poter commerciare a livello internazionale, quindi poter partecipare del libero scambio, è come per una persona fisica respirare. Quindi la persona giuridica, che è la società di capitali, respira facendo affari. Il Portogallo, che aveva limitato le rotte e che rivendicava dei monopoli sulle rotte al largo di Singapore, era come qualcuno che soffocasse la persona giuridica. E quindi, così come quando ti soffocano tu puoi ammazzare quello che ti sta ammazzando per legittima difesa, similmente la nave della Compagnia delle Indie poteva colare a picco la nave portoghese che gli impediva il commercio internazionale. E nel famosissimo libro che si chiama Mare Liberum, che diventa poi la pietra angolare, la nascita del diritto internazionale moderno, nasce per legittimare un'operazione di saccheggio sui mari internazionali di una grossa corporation. E queste narrazioni sono ancora oggi le narrazioni che accompagnano l'intera discussione sui trattati di libero scambio. Ancora oggi abbiamo esattamente queste regole. Queste regole che ho così brevemente, che ho accennato, hanno portato che cosa? Una crescita esponenziale di capitale. Noi oggi abbiamo una quantità di capitale impressionante e non abbiamo più beni comuni. I beni comuni sono stati tutti sostanzialmente trasformati in capitale, oggi abbiamo 10 volte, 15 volte il prodotto interno lordo del mondo in capitale e abbiamo tutti gli indicatori ecologici dei beni comuni, sia quelli, diciamo, tipicamente ambientali, no? Le foreste, i laghi, i mari, cioè i mari che sono una discarica, la plastica dappertutto, le foreste che muoiono, i pesci che stanno sparendo, la fauna selvatica, ci sono 24.000 specie all'anno che vanno in estinzione, insomma c'è una situazione veramente di allarme globale da questo punto di vista, però il capitale è tantissimo. Cioè questi beni comuni sono tutti diventati capitali. E noi oggi, quello che è la cosa, e qui arriviamo un po' al senso di questa operazione sui beni comuni che stiamo cercando di fare, noi oggi ci troviamo in una situazione molto paradossale, che è quella per cui il diritto, le regole giuridiche e le regole politiche che sorreggono le regole giuridiche ovviamente, sono tutte ancora interamente pensate con lo scopo fondamentale di trasformare beni comuni in capitale. Cioè nulla è cambiato rispetto a quelle regole lì. Le regole che vanno contro questa impostazione generale, libertà contrattuale, responsabilità per colpa, limitazione della responsabilità delle società e concentrazione del potere nelle mani dello Stato, sono tutte semplicemente considerate eccezioni a delle regole naturali.
Per cui per noi è totalmente naturale, per esempio, che la proprietà si accompagni alla libertà economica d'impresa rispetto a tutto quello che non è controllato da altre proprietà uguali. Vi faccio un esempio molto semplice. Oggi siamo tutti dipendenti da Google Maps, no? Chi non sa usare Google Maps di qui a fra poco non potrà più circolare, perché semplicemente non stamperanno più le vecchie carte geografiche di carta come si usavano una volta. Così come è successo alle cabine telefoniche, no? Cioè tutti hanno il cellulare, quello che non ce l'ha non trova più la cabina telefonica, perché chi produce una cabina telefonica se tutti hanno il cellulare? E quindi sostanzialmente tutti devono avere il cellulare. Similmente, se tutti usano Google Maps, il povero tipografo che faceva le cartine va out of business e nessuno le troverà più. Quindi o hai imparato a usare Google Maps o non ti orienti, non hai più lo stradario. Questione di poco tempo, andrà così certamente. Però se voi ci pensate, Google Maps che cos'è stato? Una privatizzazione di spazi comuni. Cioè, spazi che sono nostri, la nostra casa, la nostra strada, le nostre piazze, i nostri luoghi, questa costruzione collettiva che sono per esempio le città, vengono fotografate, sussunte ad un livello che è il livello, diciamo, dell'infosfera, completamente privatizzate. Perché tu poi ci accedi solamente dando in cambio del tuo accesso a queste informazioni che cosa? Altre informazioni su te stesso. È gratis, certo è gratis, perché la merce sei tu. Perché in quel momento lì hai dato via tutti i tuoi dati, si sa esattamente dove sei, e cosa fai, e sappiamo bene che il capitalismo cognitivo è sostanzialmente un sistema di riproduzione di capitale che mercifica l'esperienza biologica di ciascuno di noi. E voi vedete che tutto questo è avvenuto senza che ci fosse alcun tipo di discussione. Quando noi vediamo in giro la macchina di Google Maps che fotografa, siamo lì tutti contenti, ah che bello, guarda, fotografano. Quando in realtà questi stanno sostanzialmente saccheggiando un bene comune, qual è la costruzione delle nostre relazioni, privatizzandolo e escludendoci dall'accesso a quei beni se non siamo disponibili a dare dettagli intimi sulla nostra vita. E nessuno lo vede in quella prospettiva lì. Ma questa è una conseguenza assolutamente naturale della teoria della proprietà che noi abbiamo, della teoria del contratto che noi abbiamo, della teoria della responsabilità che noi abbiamo e della teoria della colpa che noi abbiamo. Cioè sono sostanzialmente delle applicazioni senza soluzione di continuità di quegli assetti istituzionali che sono stati inventati in quel momento storico con lo scopo precipuo di accumulare capitale. Per cui Google fa il suo mestiere, accumula capitale in un modo spaventoso, e accumula capitale che cosa? Trasformando in capitale i beni comuni. Ma la stessa cosa fa Facebook, che trasforma in capitale l'amicizia, i rapporti sociali che diventano capitale, no? E che vengono quindi sostanzialmente di nuovo trasformati da quelli che erano i rapporti di relazione gratuita, amicale, eccetera, eccetera, in amicizie Facebook, in mi piace, in queste cose qua. Di nuovo, stesso, esattamente lo stesso processo, senza nessun tipo di soluzione di continuità e senza che nessuno si ponga effettivamente la questione all'ordine del giorno se questa stessa logica, che aveva un senso quando avevamo troppi beni comuni e troppo poco capitale, ha ancora senso oggi che abbiamo troppo capitale e troppi pochi beni comuni. È ovvio che non ha più senso, è ovvio che è necessaria una trasformazione copernicana delle nostre regole di convivenza giuridica civile ordinarie, e che queste regole, che sono, come dire, i segnali sociali che noi ci diamo come consociati attraverso una natura anche fortemente performativa del diritto, no? Non possono più dare quelle indicazioni lì. Noi dobbiamo interiorizzare delle indicazioni differenti, cioè un'inversione sostanzialmente, un punto di svolta che vada lontano dalla, che porti in qualche modo un cambiamento dalla trasformazione di capitale in beni comuni, di beni comuni in capitale, alla trasformazione di capitale in beni comuni. E questo è un po' quello che nel libro successivo all'ecologia del diritto ho cercato di fare con Alessandra Quarta, cioè andare a vedere sostanzialmente le singole regole del diritto privato, quelle molto fondamentali, e provare a ricostruirle in quella chiave. E a dire come potrebbero essere le basi di un ordinamento giuridico che si emancipa da questa funzione capitalistica fondamentale dell'accumulo e della crescita per diventare un ordinamento giuridico che prenda una direzione differente.
Questo era l'esperimento che abbiamo fatto in questo libretto. Però siccome e qui proponiamo sostanzialmente che cosa? Un cambiamento dell'interpretazione del diritto a diritto invariato. Perché a diritto invariato? Ma per una ragione molto semplice, che oggi i rapporti di forza tra il privato e il pubblico sono talmente squilibrati a favore del privato che il pubblico non riesce più a fare minimamente l'interesse collettivo. Per cui oggi il consiglio di amministrazione di Amazon e di Google, e non voglio essere ossessionato contro questi signori, ma questi sono i nuovi legislatori globali, privi di qualunque controllo democratico, privi di qualunque nostra capacità di incidere in alcun modo, perfino di convenirne in giudizio. Se voi vedete la giurisprudenza della Corte Suprema americana di questi anni, fa impressione, cioè non c'è più un'azione di classe che si possa fare nei confronti di questi soggetti. Sono state totalmente riconosciute queste clausole che noi accettiamo come degli automi, perché non possiamo far diverso. Quando accendiamo il nostro computer, il nostro telefonino, dobbiamo accettare, no? Queste regole lunghissime che nessuno al mondo ha letto mai e leggerà mai, ovviamente, perché cretino leggerlo sarebbe, no? Nel senso, tanto le leggi, ma comunque se non accetti non usi il computer, ti sei comprato il computer, lo metti lì e non lo usi perché devi per forza usarlo. Questo ha stravolto l'intera concezione e struttura dei nostri diritti di proprietà. Allora oggi noi accettiamo, quando accendiamo il nostro computer noi, e quando usiamo Facebook piuttosto che queste robe, noi accettiamo tutti quanti la giurisdizione del panel di soluzione delle controversie che Facebook ha organizzato. Facebook ha 2 miliardi di utenti. 2 miliardi di utenti, ci sono state meno di 100 cause portate avanti davanti a quel panel. Il che significa sostanzialmente che non c'è più alcun tipo di accesso a nessun tipo di giurisdizione nei confronti di questi soggetti. Sono leggi bussoluti. E la Corte Suprema degli Stati Uniti dice va benissimo, è accettato, non c'è più la class action, non c'è più questo, non c'è più quello, non c'è più quell'altro, non ci sono più i danni punitivi, non c'è più nulla di quelle categorie del diritto privato che noi consideravamo in qualche modo capaci di emancipare nei confronti dei soggetti forti, non ci sono più. E perché questo? Perché i parlamentari, i congressmen del Congresso americano, tutti insieme, contano molto meno del consiglio di amministrazione di Google. Punto. Cioè il potere sta nei consigli di amministrazione delle grosse corporation globali. L'intero Parlamento italiano fa ridere dal punto di vista della capacità di determinare la qualunque, che non sia farsi sostanzialmente portatore, portavoce di un'evoluzione che è tracciata altrove. Funziona così, ma questo non si tratta di essere sovranisti, non sovranisti, queste sono reazioni infantili, quelli di dire ma noi alziamo la bandiera del sovranismo. È totalmente infantile, i problemi sono che c'è un squilibrio fra privato e pubblico a livello globale che ha messo totalmente in ginocchio, non in Italia, ovunque, il vecchio modello della democrazia rappresentativa borghese o liberale, come la vogliamo chiamare, il cosiddetto costituzionalismo liberale, che era fondato sull'idea per cui sostanzialmente la legge, il legislatore, legittimato democraticamente dalle elezioni, produceva delle regole del gioco che erano nell'interesse di tutti e poi il potere esecutivo le applicava. Cioè sembra la favola di Biancaneve. Noi in Italia negli ultimi due legislature non abbiamo avuto una proposta di legge, di iniziativa parlamentare che sia arrivata a buon fine. Cioè il governo si fa il diritto. Cioè il governo è diventato legislatore, nessuno ci pone neanche più l'idea che il vecchio Montesquieu che girerebbe nella tomba e farebbe le piroette nella tomba, perché nella vecchia idea della separazione dei poteri di cui ci pasciamo ancora quando raccontiamo queste panzane agli studenti di giurisprudenza del primo anno, l'idea è che l'esecutivo applica la legge che viene fatta dal legislativo. Ma dove? Ma di cosa stiamo parlando? Ci vorrebbe una class action degli studenti in giurisprudenza contro tutti i professori di diritto costituzionale del paese che continuano a boffarli di scemenze. Perché non funziona più così.
Non funziona più così. Allora, non funzionando più così, come funziona? Funziona che questo rapporto fra privato e pubblico, completamente spostato nei rapporti di forza, fa sì che il pubblico determini, il privato determini come gli pare il diritto, il diritto del privato diventa market friendly. Cosa vuol dire il diritto market friendly? Gli americani hanno teorizzato, scrivono articoli, vincono i premi, pubblicano sulle riviste importanti. Cosa vuol dire market friendly? Vuol dire che il diritto bancario lo fanno le banche, il diritto assicurativo lo fanno gli assicuratori, cioè non c'è più un settore del diritto nel quale i poteri organizzati che dovrebbero essere disciplinati siano effettivamente disciplinati e non si autodisciplinino. Questo significa. Cioè che il potere organizzato privato è più forte della produzione normativa, ma per una ragione molto semplice, che le carriere dei politici dipendono da questo, che c'è il controllo dei mass media, che se tu sei un politico e non sei invitato in televisione, alla radio, non esisti più. Io sono stato in un consiglio di amministrazione in un quotidiano, cioè non c'è, io non credo ci sia un direttore di giornale in questo paese, per quanto in buona fede e per bene, che se lo chiama un grosso inserzionista e gli dice ma faresti un'intervista a quello lì, non gliela faccio. Perché gli inserzionisti controllano sostanzialmente in gran parte, non dico che corrompano, però insomma voglio dire che si costruisce un ambiente per l'appunto amichevole rispetto a quello che mette le inserzioni, ci sta, fa parte di come funzionano le cose. E allora dove andiamo di qui in avanti? E secondo me bisogna intanto avere un'analisi forte di queste cose, capire che bisogna agire sul terreno del diritto privato e dell'interpretazione controegemonica a diritto vigente, cioè sulle regole che abbiamo, attraverso processi interpretativi, attraverso processi anche di appropriazione del diritto da parte di coloro che ne sono gli attori, che ne sono i soggetti, che siamo tutti noi. Rifiutando radicalmente visioni positivistiche, visioni professionalistiche del diritto e capendo che il diritto diventa tale nella misura in cui noi lo ubbidiamo, perché il diritto non ubbidito non è diritto. Il diritto, tutti i diritti nascono da contrapposizioni e da resistenze rispetto a ordini precedenti che sono percepiti come ingiusti e violenti da parte di coloro che sono governati da queste regole. Non c'è una regola di emancipazione che sia avvenuta perché il sovrano illuminato ti dà l'emancipazione, non funziona così. Rosa Parks o andava in galera perché non lasciava il posto a sedere a quel signore bianco nel suo autobus in Alabama, o noi oggi non avremmo ancora i diritti dei neri negli Stati del Sud. Questo è il dato. Non ci sarebbero le regole relative all'accesso alla terra se non ci fossero state le rivolte contadine e le occupazioni negli anni 50 e negli anni 60, se non ci fosse stato Danilo Dolci, se non ci fossero state le lotte per la casa negli anni 70, se non ci fossero state le autoriduzioni, se non ci fossero state tutte queste robe qui. Ma voi pensate davvero che il potere che ha un ordinamento giuridico che viene rispettato e non messo in discussione da nessuno abbia interesse a cambiarlo? Ma perché? Allora, questo è un dato. Noi giuristi queste robe non le vediamo perché viviamo in questa sorta di immaginario mondo per cui il diritto, il potere, la politica, l'economia sono ambiti diversi. Ce l'ha raccontato Kelsen, ce l'ha raccontato Bobbio, ci hanno detto che il diritto è puro, no? Che il diritto è diverso dalla morale, che il diritto è diverso dall'etica. Se uno studente all'università ti dice ma io trovo che sia giusto questo, giusto quell'altro, la maggior parte dei miei colleghi lo cacciano via. Cioè se tu a un esame universitario parli di giustizia e sei uno studente in giurisprudenza, ma ti cacciano a pedate, perché hai sbagliato, questi sono discorsi da caffè, hai sbagliato luogo, qui siamo in una facoltà di giurisprudenza, si parla non di giustizia, si parla di legge. C'è una canzone di De André, no? Cercavi la giustizia e hai trovato la legge, ecco un po' questo è il concetto. Allora, questo tipo di situazione può essere in qualche modo ribaltato attraverso, primo, delle analisi critiche forti, che purtroppo sono le grandi assenti del nostro dibattito contemporaneo. Perché voi se pensate che in Italia, ancora negli anni Ottanta, sul Corriere della Sera scriveva Pasolini, e vediamo chi scrive sul Corriere della Sera oggi, io non voglio dire, ma certamente non siamo andati molto avanti dal punto di vista del pensiero critico antisistemico, ecco, mettiamola così. E poi, secondo me, sono necessarie delle prassi, perché il diritto senza prassi, no? La teoria senza prassi, dicevano i nostri maestri, rota sine axis, è una ruota senza raggi. D'altra parte la prassi senza la teoria, continuavano gli stessi, cecum in via, no? Se tu hai solo la prassi e non hai la teoria, sei uno che fa
le Jacquerie, no? Che sei cieco, che butti colpi a casaccio. E allora ci vuole sicuramente una visione teorica forte, alta, critica, importante, ma ci vogliono anche dei processi attuativi di questa visione teorica. E allora, qui adesso, questo diciamo per quanto riguarda quello che è il mio cammino, se vogliamo, visto che mi avete invitato qui, vi parlo anche un po' di me, il mio cammino culturale in questi anni. Sempre cercato di tenere la prassi e la teoria il più possibile a braccetto. Ho sempre cercato di fare questo. Che c'entrano i beni comuni con tutto questo? Bene, i beni comuni c'entrano moltissimo perché, per una serie di ragioni storiche, in parte delle quali tra il resto che si radicano proprio in questo paese, i beni comuni da un certo punto in avanti sono diventati una categoria del giuridico. Cioè, loro, questa era una nozione, diciamo, una visione della società, dei rapporti proprietari, dei rapporti privatistici, premoderna. Beni comuni era l'economia di villaggio, erano le vecchie consorterie, erano le gilde, erano le premiate comunità di fiemme, quelli che facevano stagionare la legna per 2 o 3 generazioni e poi la vendevano ai veneziani. Cioè, i beni comuni erano quella roba lì, erano gli usi civici, erano delle forme proprietarie premoderne, che erano in qualche modo le forme proprietarie consuetudinarie che resistevano all'assolutismo legislativo, no? Che nasce da Napoleone, dal giacobinismo, di lì poi va avanti. E quindi erano, come dire, relegati al dimenticatoio della storia. Dopodiché, da un certo punto in avanti, nasce questa cosa per cui si capisce che gli estremi dell'individualismo, soprattutto a seguito dei grandi processi di privatizzazione, perché che cosa è successo? Questo rapporto distorto fra privato e pubblico ha prodotto che cosa? Che il pubblico, ormai pezzente, senza più soldi, senza più capacità, indebitato, in condizioni debole coi forti per l'appunto, si vendesse l'argenteria di casa. Si vendesse l'argenteria di casa per pagarsi i debiti. Questo è successo nei primi anni 90 in Italia. Noi ci siamo venduti 150 miliardi di euro di argenteria, di gioielli di famiglia. Ma abbiamo venduto delle cose ben importanti, certo, abbiamo privatizzato le banche, abbiamo privatizzato le assicurazioni, dal San Paolo, ma abbiamo venduto la Ducati, non so, le motorette belle che facevamo, abbiamo venduto un sacco di tecnologia molto avanzata che è stata semplicemente venduta a prezzo di realizzo per poter entrare in Europa, come si diceva all'epoca. Noi eravamo i governi tecnici, Ciampi, il primo governo Amato, questo periodo qui. Dopodiché negli anni 2015 ci sono state queste svendite impressionanti che hanno portato delle catastrofi organizzative terribili, nel senso che anche proprio degli sprechi pazzeschi. Faccio un esempio per tutti: il presidente dell'ENI, l'ente nazionale di idrocarburi, quando era un ente pubblico che faceva parte, diciamo, del sistema delle cosiddette partecipazioni statali, percepiva uno stipendio annuo di 120 milioni di vecchie lire, che era all'epoca un ottimo stipendio, lo volevano fare tutti, ma era uno stipendio, voglio dire, che un buon avvocato medio lo guadagnava a quell'epoca lì, ok? Oggi il presidente, l'amministratore delegato dell'ENI, guadagna 5 milioni di euro all'anno, senza contare i benefit. E questo è vero per tutte le strutture che erano prima organizzazioni di tipo pubblico controllate da partecipazioni statali, oggi sono diventati soggetti privatizzati. Quindi si impennano i compensi degli amministratori, una specie di aurea legge, di ferrea legge di SAI, no? Privatizzi, aumentano i compensi degli amministratori. Poi cos'altro succede? Privatizzi, aumentano i budget della pubblicità. Improvvisamente, e questo, anche dei monopoli fanno pubblicità. Cioè, qualche tempo fa c'era continuamente la pubblicità di Cassa Depositi e Prestiti sui giornali, ve lo ricordate? Quando mai esisteva, quando Cassa Depositi e Prestiti imprestava i soldi, come era la sua funzione istituzionale, ai comuni per ristrutturare le case, fare le strade a un prezzo basso, che questa era la funzione della... mica sapevamo neanche che esisteva, di nuovo, era, ed adesso è diventata, come dire, no? Gli acquedotti che fanno pubblicità, queste cose. Perché? Per quello che vi dicevo prima, perché il budget della pubblicità è quello che consente il controllo dell'opinione pubblica. Consente il controllo, consente di determinare le politiche editoriali delle televisioni, dei giornali, eccetera, eccetera. Quindi si va in quella direzione lì. E poi aumentano i prezzi, lo sappiamo tutti, basta girare col treno per vedere quanto costano i treni.
aumentano i prezzi, il servizio non è necessariamente migliorativo, anzi oggi sappiamo che le grandi, grandi storie di successi che sono state raccontate erano quelle delle privatizzazioni della telefonia, vi ricordate? Diciamo, la competizione nel mercato della telefonia fa bene. Insomma, oggi chiunque abbia un cellulare si sente le mani dell'operatore in tasca. Provi a cambiare, cioè ti senti un cretino se non cambi il piano una volta alla settimana perché scopri che quell'altro paga di meno che questo di qui, poi dopo c'hai, cioè è una specie di, ci hanno ridotti delle specie di fantozzi alla ricerca di un buon accordo con l'assicuratore, col telefono, con la, cioè questo è. Vabbè, insomma, morale della favola, questa situazione aveva portato a un certo punto negli anni 2000 al tentativo di fare una seconda ondata di privatizzazioni. Governo Berlusconi, Tremonti presidente, Tremonti ministro dell'economia, poi Siniscalco, ve lo ricordate, si costituiscono due società private, la Patrimonio SPA e un'altra che si chiama Infrastruttura SPA, forse vi ricorderete, che avevano come scopo di quello di prendere tutti gli asset pubblici, 70% dei quali controllati dai comuni, e dismetterli. Quindi sostanzialmente questi grossi strumenti ai quali beni demaniali venivano trasferiti, sdemanializzandoli con un decretino, e poi venivano, avrebbero dovuto essere venduti. Noi abbiamo cercato di limitare questa cosa dicendo che cosa possiamo fare? Possiamo solo parlarne. Abbiamo convocato a quel tempo all'Accademia Nazionale dei Lincei un convegno sulle privatizzazioni per discutere proprio di questo conto patrimoniale della pubblica amministrazione. Siamo usciti da quel convegno convinti che fosse necessario riformare la parte relativa alla proprietà pubblica del codice civile, titolo secondo del libro terzo del codice civile, della proprietà pubblica, che non cambiava dal 1804, avevamo sempre lo stesso, e che quindi rifletteva una visione dello Stato e dei rapporti di forza tra lo Stato e i soggetti privati, che era quello di Napoleone rispetto ai contadini, non so come dire. Solo che oggi al posto di Napoleone ci abbiamo Conte, al posto dei contadini ci abbiamo i consigli di amministrazione delle grosse corporation. Non so, c'era proprio un'inversione totale dei rapporti di forza. E il diritto era ancora quello. E allora lì nacque nel 2005-2006, poi nel 2007 finalmente nacque la famosa Commissione Rodotà, che aveva come scopo quello di riformare quel pezzo di codice civile, e che per una specie di alchimia strana che successe in quella sede, perché non era una commissione di giuristi particolarmente innovativi, c'era un po' di tutto, era una commissione che aveva messo in piedi Mastella, che è l'uomo più di centro del centro che si potesse immaginare, quindi c'erano giuristi di tutte le espressioni, ma un po' la presidenza di altissimo livello di Rodotà, un po' il fatto che c'erano dentro dei personaggi di grande livello, porta alla prima definizione legislativa dei beni comuni, che vengono descritti non come una categoria di beni pubblici, attenzione, ma come una categoria di beni che possono essere di titolarità tanto pubblica quanto privata, ma che sono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, cioè beni che servono necessariamente all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e che vanno governati nell'interesse delle generazioni future. Cioè entrano questi due concetti fondamentali nella grammatica del diritto civile, che sono i diritti fondamentali della persona legati alle utilità prodotte da certi beni e la visione di lungo periodo, le generazioni future. Il nostro codice è un codice del qui e adesso, e invece lì si introduce questa idea per cui le decisioni debbano, il giudice nell'interpretare le norme debba porsi la domanda di che cosa succederà fra 50, 60, 70 anni se l'interpretazione è questa, ok? Quindi quello sarebbe stato un innesto nel nostro codice civile particolarmente importante, un po' come innestare un ciliegio selvatico con una piantina di un ciliegio buono. Introducevi nel codice civile un innesto ecologico forte, il diritto alle generazioni future, introducevi un principio forte che lo legava alla Costituzione, che è quello per cui i diritti fondamentali valgono di più della proprietà, sia essa proprietà privata o sia essa proprietà pubblica. Non importa il titolo proprietario, se la proprietà è pubblica o privata, se quei beni producono utilità che sono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, quei beni sono beni comuni, quelle utilità vanno governate come beni comuni e quindi sono dei cuscinetti
rispetto alla libera possibilità di privatizzarli senza nessun tipo di processo giurisdizionale, come oggi avviene, perché oggi si privatizza senza nessuna possibilità di controllo da parte di chi che sia. Se il governo in carica decide di prendere tutte le università d'Italia e farla università SPA e privatizzarle tutte e venderle a qualche gruppo, che ne so, Jindal in India, lo fa, va bene? E non c'è nessuno che può dirgli: scusa un attimo, non puoi, vado in causa, dove vai? Non puoi, è parte delle prerogative discrezionali del governo in carica nell'anno di grazia 2019 di poter fare esattamente quello che gli pare rispetto alla proprietà pubblica e ai beni pubblici, inclusivo dei servizi, senza che esista alcuna possibilità da parte di chi che sia di sottoporre questo a qualche tipo di controllo di legalità. Questo è il diritto vigente. Questo, signore, è il diritto vigente, che si basa su che cosa? Sulla stessa teoria monteschiana che dicevamo prima, per cui in democrazia chiaramente lo Stato rappresenta l'interesse pubblico. E siccome lo Stato rappresenta l'interesse pubblico, ma ovviamente tu non puoi andare a dire allo Stato, ai cittadini, ai rappresentanti liberamente eletti in processi democratici meravigliosi che esportiamo con le armi in tutto il mondo, non puoi andare a dire a questi signori: ma guarda che non puoi privatizzare quello, perché quelli sono stati eletti. D'altra parte questa narrazione esce sui giornali un giorno sì uno anche, no? Che l'eletto è libero dalla giurisdizione perché ha il mandato popolare. Quando si parla di populismo, di questo parliamo, no? Di un'idea sostanzialmente, di un'investitura non mediata. Ma questa è la struttura del nostro diritto vigente, ok? La Commissione Radato produce questo documento importante, viene introdotto in legge, è un'avventura, una storia complicatissima. Nel 2009 finalmente viene incardinato in Senato, 19 di novembre del 2009, lo stesso giorno in cui alla Camera si vota il decreto Ronchi con la fiducia. Cioè lo stesso giorno in cui al Senato si incardina il concetto di beni comuni, che aveva nel suo elenco al primo posto l'acqua, dall'altra parte alla Camera il decreto Ronchi privatizza tutti i servizi, obbliga la messa a gara a data certa, 31 dicembre del 2011, di tutti i servizi appartenenti ai servizi pubblici di interesse economico generale, cioè i beni pubblici, che dovevano essere tutti gestiti e messi a gara e privatizzati sostanzialmente a data certa, il che significava un'altra privatizzazione lacrime e sangue, stimata, malcontata, però con delle buone regole, buone ragioni per pensare che superassimo abbondantemente i 200 miliardi. C'era una privatizzazione più radicale di quella degli primi anni 90. Lì abbiamo fatto il referendum e con una serie di po' di fortune, un po' di non so cosa, il popolo per la prima volta si esprime a favore di che cosa? Dicendo l'acqua è un bene comune, no? E bloccando sostanzialmente quella privatizzazione, salvando in corner davvero tutto quanto, perché a fine a giugno del 2011 si fa il referendum, Berlusconi ripropone una legge identica nel Ferragosto del 2011, Che rifà tutto il referendum, cioè rifà esattamente il quadro precedente al referendum, salvando solo l'acqua, ma lasciando privatizzare tutto il resto. Stiamo parlando di trasporti pubblici, stiamo parlando di asili, stiamo parlando di farmacie, stiamo parlando di case funerarie, stiamo parlando di spazzature, stiamo parlando di tanta roba, non so come dire, che rimaneva lo stesso. Grazie a Dio si va in Corte Costituzionale e si vince, sentenza 199 del 2012, la cosa viene bloccata, queste privatizzazioni non avvengono. Dopodiché successivamente, siamo al 2011-2012, in Italia tutto diventa un bene comune. I beni comuni diventano in qualche modo una grammatica del discorso politico, si discute di beni comuni da tutte le parti, e però con tutto questo discutere di beni comuni il sistema va avanti business as usual. Per cui sostanzialmente non è che dopo il referendum si convocano le persone che in quegli anni avevano lavorato sui beni comuni dicendo come dobbiamo fare adesso un sistema di gestione dei beni comuni che non sia predatorio, che non sia però burocratico statale, ma che consenta la partecipazione delle persone, insomma, che faccia tutte queste cose che predicavamo. Non viene fatto e si va avanti come niente fosse.
a agosto del 2018 crolla il ponte Morandi. Il ponte Morandi era nella discussione, io me lo ricordo bene, quando eravamo nella commissione Rodotà, i ponti autostradali erano stati esattamente il tema che avevamo discusso a proposito di quelli che poi divennero i beni ad appartenenza pubblica necessaria. Cioè le grandi infrastrutture, le grandi reti di comunicazione, i grandi porti, cioè quei beni che sono essenziali per l'esercizio di qualunque tipo di sovranità dello Stato sul territorio. E infatti li chiamavamo beni pubblici sovrani nella commissione. Poi dopo non c'era ancora Salvini, non c'era il sovranismo, non c'erano tutte queste cose, erano 10 anni fa. Li chiamavamo beni pubblici sovrani perché erano quei beni che il pubblico doveva comunque avere per potersi supportare nel controllo del proprio territorio e che anche uno Stato non sociale doveva comunque avere. Cioè anche gli Stati Uniti d'America, che sono lo Stato meno sociale che ci sia sulla faccia di questa terra, comunque devono avere in proprietà pubblica quei particolari beni, perché senza quei beni la rete autostradale in America è proprio un classico, era stata fatta da Eisenhower per ragioni principalmente militari ed è regola sacra che è gestita pubblicamente da delle agenzie pubbliche con denaro pubblico su una sorta di investimento pubblico, non si paga eccetera eccetera eccetera. Perché questo? Perché quei beni hanno bisogno di una presenza, come dire, costante di cura da parte delle istituzioni pubbliche nell'interesse del pubblico. E se tu li alieni e sono dei monopoli importantissimi e il privato ne estrae una rendita, il privato non ha nessun tipo di interesse a verificare che queste infrastrutture, a fare degli investimenti sulle infrastrutture stesse. Questa è la vecchia questione, anche a proposito degli acquedotti. Io ho fatto per 3 anni il presidente dell'acquedotto di Napoli. Signori miei, non c'è una lira che il privato metta nelle infrastrutture di lungo periodo degli acquedotti. Non c'è una lira. Cioè tutto quanto quello che è stato fatto sulla rete degli acquedotti in questo paese in questi anni è stato tutto fatto con la fiscalità generale. Tutto. Quindi è una totale, come dire, ideologia quella per cui il privato investe. Il privato ovviamente ha un interesse a un ritorno il più breve possibile. Poi certo investirà nel momento in cui ha bisogno, se si può garantire il ritorno in quel modo lì. Ma non funziona nel modo in cui ce la raccontano, come dire, gli ideologi del neoliberismo. Non funziona proprio così. Allora, quando è crollato il ponte Morandi, il fatto che da 10 anni questo disegno di legge fosse ancora lettera morta, non discusso, pur avendo generato in Italia moltissimo diritto, perché i beni comuni non sono legge ma sono diritto, noi giuristi sappiamo distinguere questa cosa, non sono legge nel senso che lo Stato non li ha fatti diventare legge, ma sono diventati diritto, la giurisprudenza li ha riconosciuti, c'è stato un dibattito dei dottori, l'interpretazione di legge all'interno delle norme, i comuni stipulano degli accordi di condivisione relativi ai beni comuni, gli statuti comunali contengono i beni comuni insomma ci sono nel diritto, ma manca l'aggancio legislativo. E quindi abbiamo detto che cosa si fa in questo caso? Si prova a fare una legge di iniziativa popolare, che è quella per la quale si può firmare lì dietro. Difficile? Difficilissimo. Tema facile da dare? Non molto. Certo ci sono i diritti delle generazioni future. Certo c'è l'introduzione nel codice civile di una visione personalistica che lega il codice civile alla Costituzione, che quindi dice che la persona umana è più importante della proprietà. Ripeto, sia essa privata o pubblica. Ma la persona, come portatrice di diritti fondamentali, è sovraordinata rispetto a quegli interessi lì. Ci sono tutte queste cose, ma non sono cose facili da comunicare. Primo punto. Secondo punto, le leggi di iniziativa popolare tipicamente non vengono discusse. Il Parlamento se ne infischia, ho già detto che se ne infischiano pure delle leggi di iniziativa parlamentare, figuriamoci quelle popolari, non è mai stata discussa una. Oggi c'è qualche mini cambiamento perché il Grasso, ex presidente del Senato, ha cambiato il regolamento del Senato scrivendo da qualche parte che vanno discusse, ma i regolamenti, come sapete, interna corporis dei corpi legislativi sono importanti fino a pagina 3, si cambia in un'assemblea di capogruppo senza nessun tipo di problema, ecco. Quindi dal punto di vista politico è necessario avere molto di più del peso politico delle firme necessarie. Certo è bello avere anche quelle, ma bisogna arrivare a qualche cosa di più.
Cioè bisogna arrivare sostanzialmente a che cosa? Un periodo, 6 mesi in cui si raccolgono queste firme, in cui si riesca a sensibilizzare l'opinione pubblica rendendola in qualche modo ecologicamente alfabetizzata. Cioè discutendo di queste cose in modo aperto, in modo molto semplice, in incontri come questo, sulla base magari di qualche scritto. Per cui si smetta sostanzialmente di immaginare che il mondo sia come ci viene raccontato dalla Repubblica, dal Corriere della Sera, dal TG1, dal TG2, dal TG3, non so come dire, che ci sono delle cose differenti, ci sono delle dinamiche importanti, profonde, che siamo davvero ad un punto di svolta, che dovrebbe esserci la questione ecologica al primo posto delle preoccupazioni di tutti. E non, come dire, una spolveratina di verde in qualche narrazione, in lunghe, noiose programmi di partito che tanto poi non rispetta nessuno comunque, no? Allora questo è un punto importante, un pezzo di alfabetizzazione ecologica. E per fare questo, allora abbiamo avuto, come dire, lo straordinario contributo dell'editore Aboca, che ha detto: guarda, se tu fai questo cammino per questi 6 mesi, io ti stampo numero illimitato di copie di Ecologia del Diritto, di Punto di Svolta, le vendete durante queste cose e vi finanziate. Io non voglio niente, lo finanziate con questa vendita di libri. E quindi riusciamo a far funzionare i comitati, insomma cerchiamo di portare avanti una campagna, che ovviamente le campagne costano, sono necessari dei fondi per poterla fare. Questo è un modo intelligente di finanziare. E in più abbiamo pensato di immaginare la costruzione di un soggetto giuridico nuovo, che non è un partito ovviamente, ma che è un'infrastruttura che mette a sistema la democrazia partecipativa, ossia che tiene conto del fatto che oggi il sistema pubblico così com'è, la democrazia rappresentativa così com'è, non funziona più, e occorre supportare la democrazia rappresentativa con un'infrastruttura di democrazia partecipativa che non la sovverte ma che la influenzi. Cioè oggi il rapporto fra privato e pubblico è tale per cui il pubblico fa le leggi, ma i soggetti privati, no? Le corporation, io le chiamo le corporation squalo nel libro, no? Che sono motivate dal brevissimo periodo, influenzano i legislatori cercando di far fare il loro interesse. E allora noi abbiamo detto: proviamo a immaginare di creare una corporation delfino che sia altrettanto potente, ma che abbia nel proprio DNA non l'estrazione di breve periodo, ma la cura, ma l'interesse generale, ma la socialità, ma la cura degli ecosistemi e soprattutto la trasformazione di capitali in beni comuni. Cioè laddove le strutture giuridiche della modernità, come vi dicevo prima, trasformano beni comuni in capitale, noi stiamo provando adesso a costruire un soggetto che è un'azione, che è una società cooperativa di mutuo soccorso, mi fa piacere che qui siamo in una società di mutuo soccorso, fra le generazioni presenti e le generazioni future, ad azionariato popolare diffuso, alla quale si accede con 1 euro, che significa una quota di voto. Nessuno può avere di più di quella quota di voto, quindi one man, one vote, ma all'interno del DNA di questo soggetto c'è la trasformazione, la lotta per i beni comuni, attraverso sostanzialmente 5 piani d'azione, vado a conclusione velocissima perché sono stato di un lungo insopportabile, me ne scuso, 5 piani d'azione. Il primo è l'utilizzo degli spazi di democrazia diretta che ci sono nella nostra vigente Costituzione. Il che significa referendum e iniziative popolari, che sono oggi pensati ancora come assolutamente eccezionali rispetto a una regola per cui la democrazia rappresentativa che decide tutto, ma che invece vanno messi a sistema, vanno fatti diventare delle istituzioni reali del nostro sistema democratico. Perché oggi, se noi avessimo fatto questa cosa quando abbiamo fatto il referendum sull'acqua, oggi ce l'avremmo già la Corporation Delfino, e potremmo fare questa raccolta di firme con una facilità estrema perché avremo già tutta l'organizzazione in campo. E invece bisogna sempre ricominciare da zero, cioè ogni volta, no? Perché è costruita la democrazia diretta come dicono gli americani, single issue politics, no? Politica di una sola questione.
Ma oggi non è una questione di single issue, oggi è una questione di costruire un sistema ecologico a tutto tondo. E quindi dobbiamo costruire un'infrastruttura che consenta a tutti, fra 20, 30, 40 anni, che se vogliono fare una battaglia sui beni comuni e vogliono fare una proposta di legge avanzata, o vogliono proporre un referendum, o vogliono mettere a sistema delle esperienze, lo possano fare, sapendo che ci sono tantissime persone che hanno a cuore quella stessa cosa lì. Quindi, secondo campo, la lotta giuridica, la battaglia per i beni comuni attraverso la giurisdizione, che è una fondamentale fonte di democrazia partecipativa. Attenzione! La giurisdizione, le cause pilota, l'utilizzo della giurisprudenza per trasformare, hanno un ruolo di grande progresso di civiltà. In Italia il nostro diritto del lavoro è nato tutto così. Il nostro diritto ambientale, quel poco che c'è stato, è nato tutto così. Il nostro diritto alla responsabilità civile, dal danno biologico in avanti, è nato tutto così. Cioè la giurisprudenza è una fonte fortissima del diritto, perché gli utenti del diritto sono quelli che la usano. E quindi una forma di partecipazione diretta nel processo di costruzione di regole del gioco, quello di avere a disposizione la giurisdizione e potervi accedere, facendo causa nell'interesse delle generazioni future, istituendo dei trust nell'interesse delle generazioni future, ma anche difendendo chi si batte per i beni comuni dall'aggressività spaventosa che attraverso il diritto le corporation squalo utilizzano. Se tu sei un contadino e ti rifiuti di comprare le sementi della Monsanto e pratichi lo scambio delle sementi, ti becchi delle cause terrificanti. In India si suicidano in massa, e questo è vero negli Stati Uniti, è vero dappertutto, e queste persone non hanno la possibilità di essere difese dal diritto. Perché costa, perché richiede un impegno, perché richiede una conoscenza, perché richiede di non essere ignorante del diritto stesso, ma di essere, come dire, alfabetizzati anche rispetto al diritto. E questo è il secondo punto d'azione. Terzo punto è che cosa? La cosa più importante di tutti, la costruzione di una coscienza ecologica nelle nostre generazioni future. Nelle scuole, nell'università, nella ricerca, noi dobbiamo riuscire a distinguere in questa cacofonia culturale che è la postmodernità, quelle che sono delle idee, delle dottrine che vanno nella direzione giusta, cioè nella direzione della generazione, della riproduzione della vita sul pianeta, rispetto a quelle dottrine che sono puramente delle ideologie dell'estrattivismo. Dobbiamo poterlo distinguere, e per distinguere questo dobbiamo poter sostenere, finanziare quelle scuole, quelle università, quelle cattedre, quei centri di ricerca che davvero fanno in modo indipendente, con una fatica bestiale, perché fanno fatica a trovare i finanziamenti, perché i finanziamenti non vanno lì, perché i finanziamenti europei non vanno alla ricerca critica, vanno alla costruzione di ideologia dominante. E il fatto di aver costruito i nostri sistemi accademici come delle aziende che vanno a cercare i fondi dall'Europa è semplicemente un modo di umiliare il pensiero critico dei più giovani ricercatori, che vengono mantenuti sotto a guinzaglio corto dalle istituzioni che finanziano. Allora tutto questo può essere sovvertito soltanto se si ha una struttura economica che abbia quello nel suo DNA, di fare quella roba lì, di aiutare quel tipo di cose. E infine, poi dopo ci sono altre due cose che vanno fatte. Una è sull'informazione. I giornali, le televisioni, i nuovi media, bisogna costruire un'informazione libera. Bisogna avere una BBC, senza la pubblicità, senza che sia una RAI bene comune, non so come dire, ma siccome non lo puoi fare con la RAI, lo devi fare con degli strumenti altri. E devi impegnarti per fare questo. Perché la comunicazione è fondamentale. Perché la stragrande, adesso noi siamo qua e siamo, come dire, una piccola elite di persone che questi problemi se li pongono, ma se tu lavori sfruttato nei supermercati per tutta la settimana e il tuo unico momento di libertà è andare la domenica ai grandi magazzini piuttosto che ai centri commerciali, non c'hai neanche la possibilità di porti questi problemi, non hai le condizioni materiali per farlo. E allora queste condizioni materiali sono tali per cui sostanzialmente tu per forza finisci per essere totalmente reattivo rispetto a dei segnali che ti arrivano da altrove, che tu interiorizzi in modo acritico, per forza.
Ecco, allora è importante una costruzione anche di comunicazione critica, e infine è necessario un impegno economico forte per riconvertire ecologicamente le imprese e le aziende, gli spazi sociali che sono in qualche modo mercé e vittima del capitalismo finanziario. Ma la gentrificazione è un esempio, ci sono tutte queste esperienze, voglio dire, di spazi comuni che vengono riconquistati, riconvertiti, occupati, ed sono tutte attività illegali oggi. Ma poi ci sono le aziende che vengono chiuse, pensate alla Pernigotti piuttosto che queste qui, che sono aziende che sono perfettamente sane, che possono funzionare benissimo, ma che rendono un po' meno di quel 15% che il CEO della grande holding richiede come ritorno, no? Casi clamorosi erano stati l'Electrolux, ma ce ne sono tanti, no? Tu dal centro, dal tuo ufficio a New York, a Manhattan, piuttosto che decidi che questi sono i ritorni che ti deve dare il tuo dollaro, e se quella pure magari fa l'8%, il 7%, il 6%, la chiudi lo stesso. E te ne infischi del fatto che ci siano delle persone, che ci sia della cultura, che ci sia un territorio, che ci siano delle relazioni umane, che ci siano queste cose qui. E quelle sono tutte strutture che sono totalmente agibili dal punto di vista economico, soltanto che esista, come dire, un incubatore, soltanto che esista una capacità di trasferirla agli utenti e ai lavoratori, applicando l'articolo 43 della Costituzione, insomma facendo quel tipo di operazioni di politica economica che sono assolutamente necessarie. Ecco, tutto questo è naturalmente di un'ambizione pazzesca, voi ve ne renderete conto, cioè dice che vabbè, ma te è entrato in un delirio di onnipotenza, sta raccontando una cosa assurda, ma non è assurdo, perché guardate che in fondo poco diffuso fra tanti è molto potente, e un soggetto come questo, se un soggetto che cominciasse ad avere 50, 100, 150 milioni di euro a disposizione, che vengano utilizzati e gestiti in modo assolutamente orizzontale, senza dei gruppi di potere che lo controllano, attraverso delle piattaforme che non siano farlocche, attraverso, come dire, dei processi di decisione diffusa fatti in un certo modo, può effettivamente spostare delle quantità abbastanza significative di capitale e dedicarlo ai beni comuni, scegliere quali aree di intervento fare, scegliere dove si può avere, come dire, una generazione di flussi di entrata e definirli in uscita da un'altra parte. Insomma, tutto questo non è impossibile. Bisogna partire da qualche parte. D'altra parte non c'è nessuna impresa che non parta da un primo gradino, da un primo passo, che è il primo passo. E ovviamente quindi anche questa è davvero ai primi passi. Però mi pare che sia questa cosa che abbiamo messo in campo con il comitato Rodotà, mi pare che sia l'unica cosa che c'è in campo davvero oggi, non soltanto in Italia, e che in qualche modo prova a farsi carico davvero di una situazione strutturale e prova a costruire una controegemonia e prova a costruire qualche cosa che non è effimero, non è il qui adesso, non è votiamo questa lista per questa elezione, ma è un grande progetto collettivo per costruire qualche cosa che possa davvero cambiare le cose. Grazie mille. WhatsApp, che erano molto allarmati da questa iniziativa. Io
e mi chiedevano appunto di esprimere un parere su questa cosa. Io, che non conoscevo fino a quel momento la questione, ho risposto: datemi il tempo di studiare e vi darò la risposta. Ho studiato, ho visto, diciamo, tutto quello che il disegno di legge, l'ho approfondito, ho visto quali erano le critiche e mi sono fatto una mia opinione, direi tranquillizzante sotto questo punto di vista. Però stasera il mio compito è quello di fare un po' l'avvocato del diavolo, quindi di sottoporre al professor Mattei alcune di queste critiche che sono state mosse. Perché? Perché per le persone che non sono, che non hanno gli strumenti giuridici per poter capire se le tesi contrastanti siano o meno fondate, è importante appunto avere un confronto e quindi potersi poi regolare di conseguenza. Quindi sottoporrò, diciamo, al professor Mattei un paio di questioni, perché poi alla fine queste critiche io le ho sintetizzate in un paio di punti e sentiremo poi dal professore le risposte. Allora, la prima critica che viene mossa a questo disegno di legge è quella di essere ispirato a principi di neoliberismo. Si dice che il disegno di legge avrebbe la finalità di rendere più agevoli i procedimenti di contabilità relativi alla svendita e alla privatizzazione e alla vendita e riaffitto degli immobili pubblici. Questa finalità emergerebbe dalla relazione di accompagnamento alla presentazione al Senato del 24 febbraio 2010 e da singole disposizioni del disegno di legge che però non vengono poi elencate in modo specifico. Ecco, questo è, diciamo, la prima questione che viene sollevata. Se il professore ci può dire qualcosa a proposito, poi io passerò, diciamo, al secondo punto. Ma guarda, io, guarda, questa sinceramente, questa roba qui di fare chi la spara più di sinistra, lo trovo un esercizio che mi interessa molto poco. Io ho risposto a quelle critiche, sono state inutili, non le nascondiamo, sono state avanzate da un ex giudice della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, il quale è stato per tutto il periodo della vita di Stefano Rodotà un fruitore, un utente entusiasta del disegno di legge delega, che, ripeto, questo disegno di legge delega è quello che ha in qualche modo determinato tutto quello che è successo in Italia, non solo in Italia, sui beni comuni negli ultimi anni, perché è stato, come dire, preso in considerazione quell'articolazione lì, perché è stato il primo tentativo di giuridicizzare quest'idea. Maddalena è sempre stato parte di questo movimento, poi ciascuno, come tutte le grandi categorie, come dire, c'è mica un'idea unitaria della proprietà, no? La proprietà è un tema all'interno del quale ci sono tante sfaccettature, similmente i beni comuni sono un tema nell'ambito dei quali ci sono diverse visioni, diverse sensibilità, eccetera. È stato ripreso da un uomo politico del partito, che all'epoca, adesso non so di che partito sia, ma all'epoca era del Partito Democratico, Stefano Fassina, che ha detto a sua volta che ha ripreso tale quale questa visione, dicendo la cosa era neoliberale. Io ho risposto un articolo a mia volta sul Fatto Quotidiano e francamente mi sembra che sia proprio un'obiezione forsennata, nel senso che se c'è una categoria del politico che in questi anni è stata prodotta da ambienti non neoliberali, è stata la categoria dei beni comuni. Se voi prendete il lessico vigente intorno a noi, è in gran parte un lessico neoliberale, della flessibilità, la competizione, eccetera. I beni comuni sono esattamente, come dire, nati, cresciuti e sviluppatisi proprio per evitare le privatizzazioni neoliberali. Che questo faciliti le privatizzazioni è una tautologia totale. Noi abbiamo avuto tutte le privatizzazioni attuali, c'è l'alternativa, è lo status quo, no? Come al solito, se tu proponi qualche cosa e qualcuno insorge dicendo la proposta è forsennata e cretina, sta ragionando a favore dello status quo. Lo status quo, cioè la presenza del demanio, la presenza dello Stato proprietario, non ha creato alcun tipo di resistenza nei confronti dei processi di privatizzazione e di finanziarizzazione dei nostri asset pubblici. Quindi, come dire, è controintuitivo, è assolutamente una cosa, cioè un tipo di critica che mi riesce anche perfino difficile rispondere, perché non vale la pena, francamente. Cioè, che Stefano Rodotà fosse un neoliberale,
me lo metto lì, qualcuno di voi lo conosce, a me non pare di essere mai stato un neoliberale. All'interno della, di questi anni questa idea è nata e si è sviluppata esattamente in antitesi al neoliberismo. Se adesso c'è qualcuno che la vuole sparare più di gauche, lo faccia, cioè, non è questo il mio problema, è più un problema suo sinceramente. Ecco, poi c'è una seconda critica che si sviluppa in tre punti fondamentalmente. Però secondo me la parte più così interessante riguarda la legittimazione all'azione di risarcimento danni recata al bene comune. Questa critica appunto sottopone, no, a critica questa legittimazione esclusiva dello Stato fondamentalmente e aggiunge appunto che per quanto riguarda i beni di appartenenza pubblica necessaria possono agire su condizioni inibitorie e condizioni di risarcimento danno soltanto lo Stato e altre persone giuridiche pubbliche. Ecco, su questo punto il professore ci può spiegare le motivazioni di questa scelta. Allora, intanto il disegno di legge per i beni comuni estende la legittimazione ad agire per la tutela inibitoria dei beni comuni a tutti, quindi questo è un enorme ampliamento degli spazi di giurisdizione. Anzi, lo stesso senso della riforma è di ampliare gli spazi di giurisdizione, perché bisogna capire che le privatizzazioni oggi avvengono senza nessuna capacità, l'ho già detto prima, della giurisdizione di intervenire. Ok? Sicché quando si espropria una proprietà privata e la si trasferisce al pubblico, okay, quindi l'espropriazione per pubblica utilità fa partire tutta una serie di rimedi giurisdizionali, per cui il privato può agire in giudizio, può dire che non c'era la pubblica utilità, può chiedere il risarcimento, può chiedere l'indennizzo, può fare tutta una serie di cose. Quando si fa l'operazione inversa, cioè si prende una proprietà pubblica e la si trasferisce in mani private, non c'è nessuna possibilità di utilizzare la giurisdizione in nessun modo. Questo è uno sbilanciamento impressionante, perché rende, come dire, le privatizzazioni un'autostrada facilissima e rende tornare indietro difficilissimo. Cioè, se un domani uno Stato privatizza, supponi che lo Stato faccia università SPA, come dicevo prima, e privatizzi tutte le università e le vende, se le compri tutte la CEPU piuttosto che Jindal o qualcuno di queste cose qua. Okay? Dopodiché il governo successivo dice: ma no, io non voglio che le università siano private, perché le università private costano un sacco di soldi, perché ci sono altri valori che devono esserci in un sistema di università pubblica, e dice: io voglio tornare indietro. Mica lo può fare così come ha fatto il primo governo. Per tornare indietro deve ricomprarsela, quindi deve sostanzialmente andare a portarle via quell'altro. Se l'altro non gliele vuole vendere, dovrà risarcirlo, dovrà indennizzarlo a prezzo di mercato, e quindi ovviamente non succederà più. Quindi noi abbiamo un sistema costituzionale che indirizza in una e una sola direzione, che è quella della privatizzazione, dell'accumulo di questi beni nelle mani dei privati. Okay? Allora, la costruzione della categoria dei beni comuni cerca di mettere un cuscinetto su queste cose, cerca di dire: alcuni beni vengono collocati fuori dal mercato, non possono essere, se sono alcuna utilità dei beni, anzi, vengono collocate fuori dal mercato, non possono essere in qualche modo soggetti a questo gioco al massacro. E abbiamo dato ed esteso la tutela inibitoria, che significa: domani c'è un bosco bene comune, okay, perché produce tanto ossigeno, in proprietà privata di qualcuno che è proprietario del bosco, e questo signore decide che quel bosco meraviglioso e secolare adesso lo farà tagliare perché vuole vendersi legname all'IKEA. Okay? Siccome quelle utilità che produce un bosco, ancorché in proprietà privata, sono un bene comune, ecco che chiunque, un quivis de populo, ovunque si trovi, può agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di bene comune di quel particolare bosco e bloccare quel tipo di utilizzazione che è contraria ai diritti fondamentali della persona e alle generazioni future. È ovvio che non gli puoi dare anche la tutela risarcitoria, bisognerebbe anche ragionare un attimo prima di fare le critiche, perché cosa facciamo? Diamo a qualunque privato la tutela risarcitoria di un danno di un bene comune che viene causato da, che ne so io, uno che vandalizza
del marmo di Carrara e fa un danno e distrugge una montagna. Ma cosa dobbiamo avere? Dei privati che vanno in giro a cercare dove ci sono i beni comuni per beccarsi il risarcimento? È ovvio che il risarcimento del danno deve appartenere all'ente esponenziale. Non c'è nessun sistema giuridico al mondo che dia risarcimento del danno per un danno fatto alla collettività, cioè un danno che colpisce il bene comune e quello che fa l'azione si incassa i soldi. Cioè mi sembra una roba proprio senza senso. Una questione di interesse d'agire, ma soprattutto una questione che tu non vuoi creare un interesse d'agire di tipo patrimoniale per cui crei una corsa dei consociati a battersi per poter ottenere un risarcimento di danni che non apparterrebbe a loro ma apparterrebbe all'intera collettività. Allora, vedi, il problema è questo: quando si fanno delle critiche, se le critiche sono scientificamente fondate, minimamente in buona fede, uno risponde anche volentieri. Quando sono delle scemenze campate per aria, che se le facesse un ragazzino all'esame del secondo anno di giurisprudenza lo cacceresti fuori, uno non dovrebbe prenderle sul serio. Ecco. E purtroppo invece sono state articolate sulla base del fatto di un principio fondamentale, che è quello tipico: mi si nota di più se ci sto o se non ci sto, se vado o se non vado alla festa, non so come dire. Allora, siccome bisogna farsi notare nel mondo dei beni comuni per essere quelli che erano sempre più puri degli altri, e siccome però io penso che il meglio sia nemico del bene, questa della commissione Rodotà non è un punto d'arrivo, è il punto di partenza storico, il punto di partenza storico, vecchio 12 anni, di un'evoluzione, di una controstoria non neoliberale di questo paese, che ha prodotto alcune cose, fra cui il referendum sull'acqua, fra cui gli statuti per i beni comuni delle città, fra cui i patti di condivisione, fra cui la giurisprudenza costituzionale, fra cui un ricco dibattito dottrinario, fra cui per la prima volta una categoria elaborata da dottrina italiana che viene discussa in tutta Europa e in tutto il mondo. Questo è quello che noi diciamo alle persone, firmiamo per questo. Questa cosa qui non è mai stata discussa dal Parlamento italiano. Quindi lo scandalo è che non sia mai stata discussa, non è la singola disposizione della Commissione Rodotà che è in ballo. Se io avessi, o io piuttosto che qualcuno di questi colleghi che fanno le loro critiche, avessimo scritto un testo sui beni comuni domani, ma io francamente non soffro di delirio di onnipotenza. Cioè non ho la sindrome di Napoleone di fare legislatore, cioè non è un problema che ho, c'è qualcun altro evidentemente che ce l'ha. Io non sono un legislatore, non sono un parlamentare, non sono un uomo politico, non sono un legislatore, sono un giurista. Quello che posso cercare di fare è di recepire quello che è stato prodotto dalla cultura giuridica, non la cultura giuridica alta, in questi anni, e dire: portiamo la legge al passo col diritto. Questo mi sento di poterlo fare, di fare una campagna per farlo, ed è quella che stiamo facendo. Non farei una campagna per raccogliere le firme su un disegno di legge che ha fatto qualcuno che si è alzato una mattina e che si è sentito Napoleone che fa il codice. No, perché secondo me quello è un modo di costruire e di immaginare la stessa idea del diritto che è completamente trascendente. Questa è un'operazione di condizioni materiali, non so come dire, cioè una condizione materiale storica del paese che è andato in questa direzione, che è passata attraverso quel testo, e noi quel testo lo vogliamo far diventare legge formale. Punto. Poi mi piacerebbe sentire anche magari qualcuno. Ci sarebbe da fare la domanda al contrario: quando sono stati privatizzati tutti gli altri? Il microfono. Venite il microfono. Cioè, quando sono stati privatizzati tutti gli asset negli anni 90, quelli di cui noi eravamo certi che avessimo dei servizi garantiti, siamo stati pure danneggiati, non abbiamo un garante che ci tuteli, al di là del fatto che abbiano messo la figura del garante, e siamo veramente nella giungla con tutti i contratti, con tutte le privatizzazioni di passaggio dal mercato a maggior tutela al mercato libero, che hanno fatto senza interpellarci e senza la nostra approvazione. In questo caso, voglio dire, ci sarebbe da chiedere come i danni, perché sono danni morali oltre che patrimoniali. Ecco. Aggiungo anche la mia. Quando Mattei dice che il problema è il fatto che non c'è nessuna garanzia che il bene demaniale venga alienato, e allora io mi chiedo in che cosa consiste il fatto che
e perché viene trasformato il bene demaniale in un bene con uno status diverso, e che cosa garantisce e chi che questo bene con uno status diverso non venga alienato come veniva fatto con i beni demaniali. Questa è un'ottima domanda. Questa è un'ottima domanda ed è una domanda puntuale. Allora, il punto è che i beni demaniali, così come sono pensati oggi, sono delle categorie astratte che non hanno nulla a che fare con quelle che sono le utilità che i beni producono. Okay? Nella categoria dei beni demaniali c'è dentro un po' tutto e il contrario di tutto. Sono delle, sostanzialmente le proprietà private dello Stato. Okay? Quindi lo Stato, rispetto ai beni demaniali, può fare quello che fa un qualunque proprietario privato, cioè li sdemanializza, li toglie dalla categoria del demanio con un atto amministrativo che si chiama disdemanializzazione, li trasferisce a patrimonio disponibile e li vende. Okay? Questa è la procedura di sdemanializzazione e di alienazione dei beni demaniali, che non ha garantito in nessun modo il patrimonio pubblico in questi anni. Perché infatti tutte le privatizzazioni ci sono stati avendoci i beni demaniali, noi che non li avevamo, ok? Quello che noi abbiamo cercato di fare... Non erano inalienabili. Come? Non erano inalienabili. Sono inalienabili finché restano demaniali, se lo Stato li sdemanializza non sono più inalienabili, non sono più beni demaniali. I beni demaniali sono una categoria dello spirito, va bene? Bene demaniale, all'interno del quale ci sono alcuni beni. Se questi beni vengono tolti dalla categoria della demanialità e posti nella categoria dei diritti patrimoniali disponibili dello Stato, prima vengono tolti dalla categoria del demanio, il demanio resta inalienabile quando è demanio, ma se non è più demanio, peccato, te lo puoi vendere, ok? Funziona così il giochino, e i giuristi sono bravi a fare questi giochi, quindi se fosse demanio sarebbe inalienabile, ma siccome puoi toglierlo dalle mani con un atto formale di sdemanializzazione che per di più è di natura regolamentare, neanche legislativa, lo puoi fare come niente. Ok? Così funziona. Allora, noi che cosa abbiamo cercato di fare? Sento che questa qui era una riforma del codice civile, non una riforma della Costituzione. Noi abbiamo cercato di costruire delle categorie dei beni pubblici, qui non stiamo parlando dei beni comuni adesso, stiamo parlando dei beni pubblici, quindi dei beni pubblici sociali e dei beni pubblici ad appartenenza pubblica necessaria, i cosiddetti beni pubblici sovrani, e di dotarli di determinate garanzie formali. Okay? Che non erano legati al loro essere una categoria, come dire, dello spirito, ma che erano legati a fasce di utilità prodotte. Quindi tu non puoi, sostanzialmente, quando un bene rientra nei beni ad appartenenza pubblica necessaria, quando produce determinate utilità che sono funzionali all'esercizio della sovranità pubblica. Okay? Quindi finché quel bene produce quelle utilità lì, è nella categoria di quelli a proprietà pubblica necessaria, e quindi non può più essere sdemanializzato. Quindi sostanzialmente abbiamo tolto di mezzo il meccanismo del cambiamento del bene da una etichetta a quell'altra etichetta, lavorando su quelle che sono le tassonomie. Okay? Quindi questa è quello che è l'operazione che abbiamo cercato di fare. Dopodiché, come tutte le operazioni legislative, ovviamente un codice civile non è una costituzione, però il codice civile è dotato di una, come dire, di una resistenza maggiore rispetto a una legge speciale. Per cui l'idea era che se viene introdotto nel codice civile, il codice civile è una norma pensata per la lunga durata, il nostro codice è del 42, i codici sono vecchie leggi, se si articola bene dal punto di vista dei principi, se è molto fortemente supportato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è meno facile che il legislatore metta mano e lo riformi un'altra volta facendolo diventare di nuovo fattibile. Però il principio del nostro diritto positivo è la successione della legge nel tempo, quindi un domani un qualunque legislatore nella sua sovranità prende il codice civile e lo rifà tutto. Okay? Quindi non so bene di che garanzia lei stia andando a cercare. Noi stiamo cercando di costruire una tassonomia giuridica, un regime giuridico dei beni pubblici che a diritto vigente non consenta il passaggio da una categoria all'altra sulla base di un mero atto formale del governo. Okay? Ma che l'appartenere all'una o all'altra categoria sia ancorato da una situazione, come dire, materiale, che è la condizione del bene, che è il tipo di bene che è. Mi sono spiegato? Non so se... Ferroviari, per esempio, qui Ecco, per esempio i binari ferroviari, per esempio le grandi linee di comunicazione ferroviarie sono un tipico caso di beni ad appartenenza pubblica necessaria in quella tassonomia lì.
e quindi i binari non dovrebbero essere appartenere ad una società di capitali che li affitta a caro prezzo facendo in realtà profitti e quindi provocando l'aumento dei prezzi dei treni, perché dovrebbero invece essere delle infrastrutture che, così come le strade, sono essenziali e devono essere quantomeno mantenute sotto un controllo diretto da parte del pubblico. E adesso appartengono, adesso lo sentiamo quando andiamo in treno, stiamo aspettando il permesso dell'operatore dei binari, no? Delle queste cose qua. Sì, le spiagge, per esempio. Le spiagge sono, le spiagge sono beni comuni. In Sicilia non lo sono più. Ma non ce l'abbiamo la riforma. Vado a firmare, magari lo diventano. Il punto è che. Sono beni pubblici di appartenenza. Beni pubblici di appartenenza pubblica necessaria. Sì, dipende dalle cose. Però ci sono, ad esempio, le coste, ci sono. Se tu prendi l'elenco dei beni comuni, dipende dalle condizioni, dalle condizioni ecologiche del luogo. Ecco, poi aggiungo semplicemente due cose. Allora, c'è anche dal punto di vista della tutela, c'è un aggancio di questi beni anche ai principi della Costituzione, ai principi fondamentali della Costituzione e allo sviluppo della persona umana. Ci ha tentato in tutti i modi, no, di cambiare la Costituzione, però fino a quel punto. Per ora tiene. Da un punto di vista così, non strettamente giuridico, ma da un punto di vista almeno morale, ci sarà una resistenza diversa. No? Certo. Ma scusi, io sono arrivata tardi, ma per esempio, per essere molto concreti, le spiagge con questa proposta di legge sarebbero dei beni alienati. Ho una voce altissima. Se lei, allora, il testo della legge è scritto là ed è consultabile, eccetera. Nell'elenco dei beni comuni ci sono anche le coste, quelle di particolare valore, eccetera, eccetera, e quindi non sono alienabili, restano beni comuni, nel senso che sono fondanti l'accesso. I porti, le coste, quelli che hanno una funzione, diciamo, di mantenimento dell'integrità territoriale, sono beni pubblici di appartenenza necessaria. E quindi questo elenco lo troviamo. Ah sì, se va a prendere lì la cosa lo vede. La legge prevede che uno deve sapere quello che firma. No, premesso che questa relazione mi è piaciuta molto, perché ritengo che apra delle visioni per il futuro alle quali tengo molto. La Piazza Ventania comunque sono una persona che tutti gli anni fa la campagna per l'Overshoot Day con Bacchernacche e tante cose, per cui per me questo è musica. Le domande che voglio fare sono queste. Uno, mi piacerebbe sapere come è strutturato il comitato, perché secondo me è importante che cose di questo genere abbiano anche la formula gestionale più corretta, per cui mi interessa sapere questo aspetto. Poi, com'è la connessione immaginata, ipotizzata con il mondo della politica, perché o bene o male questo tipo di iniziative poi devono trovare uno sbocco anche in persone che veicolano voi, insomma, come dire, volerete su questo aspetto. E poi l'ultima domanda è se lei conosce il progetto di legge Quorum Zero più democrazia. Sì. Perché secondo me, visto che si parla di maggior partecipazione, gli attuali strumenti di cui disponiamo come italiani, che sono molto deboli, perché richiedono ancora degli sforzi in mano per firmare una petizione alla comunità europea, si può andare su internet, carta di identità e via. In Italia ci vuole ancora una spizza di cose Il tizio che sta al notaio. È il notaio, cioè veramente è una cosa che è folle. Per cui secondo me quel progetto lì, per il quale abbiamo raccolto 53.000 firme e giace in Parlamento pure quello, secondo me sarebbe bello risponderlo e quantomeno valutarlo, perché è stato fatto da persone di livello nell'ambito del mondo della democrazia diretta. Grazie. Posso fare una domanda? Sì. Professore, mi pare che lei abbia previsto che 150.000 siano i sottoscrittori per raggiungere un minimo di cifra per poter fare qualcosa. Allora le chiedo, non sarebbe stato meglio fare un capitale di 10 euro
invece che un euro, che almeno si poteva fare qualcosa. Capisco che, perché già stampare un documento, un'azione che costa un euro, costa di più stampare. Oppure si fa solo in bitcoin e non c'è niente. Allora, era un fatto... Allora, rispondo prima una, poi l'altra. Allora, struttura del comitato. Allora, attualmente la campagna è organizzata su un comitato che è nato il 30 novembre, che si chiama Comitato Rodotà per i beni pubblici e comuni, ok? E che ha, al quale si può aderire semplicemente andando online sul sito www.benicomunisovrani.it. L'adesione costa euro 20. E quello è il comitato che si fa carico in questa fase dell'organizzazione della campagna di raccolta delle firme. Alla prima assemblea del comitato, che è avvenuta il 23 di gennaio, il comitato ha dato mandato a me, che nel frattempo ero stato eletto presidente, di costituire la società cooperativa di mutuo soccorso fra interessi generazioni presenti e generazioni future, la quale ha come scopo quella di costruire l'infrastruttura che noi vogliamo sostanzialmente mettere a disposizione della partecipazione politica pubblica, okay? Quella cosa lì che ho raccontato prima. Quella da un euro che lei dice sarebbero dovuti essere 10, in realtà la legge italiana prevede che ogni azione vale almeno 25 euro e quindi si può sottoscrivere un euro, si possono sottoscrivere 25 euro quando sia finito, ma che tu sottoscrivi, che tu sottoscriva un euro, che tu sottoscriva 25 euro, sempre un voto hai di accesso, ok? Quelli che alla fine della campagna hanno sottoscritto un euro solo verranno sottoposti a una scelta. La scelta è quella: se integrare altri 24 euro, diventare azionisti con un'azione interamente loro, o se essere abbinati ad altre 24 persone per esercitare insieme l'espressione del voto, ok? Quindi sulla base territoriale. Perché volevamo sostanzialmente, intanto perché una cosa, se tu vai a un banchetto e ti chiedono 10 euro, secondo me non glieli dai, perché non ti fidi, voglio dire, mentre invece un euro glielo dai, dice al massimo hanno fregato un euro. E quindi questo è un punto fortemente pragmatico. Secondo me era importante anche in qualche misura essere totalmente accessibili ai più giovani, a quelle persone lì, pensando che ovviamente questi sono un minimo di partecipazione. Se poi qualcuno a questa cosa ci crede, fa semplicemente una donazione in conto capitale, i soldi li abbiamo lo stesso, quindi non credo che sia... Poi ovviamente, come tutte queste cose qui, lo sa benissimo chi fa parte del WWF, cioè è chiaro che poi dopo ci sono delle... tendenzialmente il capitale, l'ammontare del capitale cresce a seconda delle capacità di incidere che questo soggetto riesce a avere e della sua capacità di mantenere le promesse stesse. Quindi, ripeto, è davvero un cammino che secondo me attualmente è, come dire, è teoricamente forte, sofisticato, interessante e molto nuovo. Come andrà avanti lo capiamo solo strada facendo. Cioè, adesso abbiamo un consiglio di amministrazione provvisorio che deve fare l'infrastruttura, in cui ci sono tra l'altro dei personaggi anche molto molto interessanti. Per esempio c'è dentro Emanuele Bevilacqua, che è il fondatore dell'Internazionale, che è il presidente, l'attuale presidente del Teatro di Roma. C'è Lorenzo Fazio, che è l'editore di Chiare Lettere, che è uno dei soci fondatori del Fatto. Insomma, abbiamo degli imprenditori di un certo profilo nei singoli settori che ci aiutano a costruire l'infrastruttura. Dopodiché, appena abbiamo l'azionariato in piedi e la struttura in piedi, fra 6-8 mesi, quando è pronto, ci saranno le prime elezioni, dei nuovi consigli con le cariche sociali, tutte quelle cose lì come avviene. Quindi adesso, diciamo, è una fase incubatrice in cui noi cerchiamo anche capitale altro rispetto a quello della sottoscrizione del singolo euro, ovviamente, perché comunque anche soltanto costruire una piattaforma di voto che sia una cosa seria non è banale. Cioè, certo, se vuoi fare una buffonata che controlli tu, come alcune cose che ci sono in giro, lo fai, ma se vuoi fare una piattaforma anche soltanto di voto che sia garantita in un certo modo, cioè, ci sono parecchie cosette non banali da affrontare per fare le cose seriamente. Quindi su questo stiamo lavorando. Io credo che dovrei andare a pigliare un treno, sento ancora l'ultima. Faccio veloce. Sì. Allora, io volevo fare due domande. Allora, è facile parlare del pubblico quando ci si paragona con un grande privato.
però è più difficile parlare del bene pubblico quando invece si mette in relazione con dei piccoli privati. Ad esempio, sta succedendo che nelle zone terremotate lo Stato non riesce ad avere fondi per ricostruire. Quindi cosa sta succedendo? Che in quelle zone molti privati si stanno movimentando per raccogliere fondi per ricostruire e tirarsi su, anche perché la maggior parte delle persone che vivono in queste terre vogliono rimanere in queste terre. E allora cosa sta succedendo? Che ad esempio io proprio ieri ho visto un titolo dove c'è scritto: dove il pubblico non arriva ci pensano i privati, raccolti 300.000 euro per far rinascere campi. Allora, a questo punto salta fuori un altro problema, che i piccoli, vedendo che il pubblico non funziona bene, iniziano a pensare che il privato sia una cosa bella. Allora, a questo punto resta da chiederci, non si può parlare anche del perché lo Stato non funziona bene, oltre che parlare del bene pubblico, del fatto che non deve essere messa in relazione, in competizione con un grande privato? Ma guardi, lei ha detto una cosa. Allora, intanto quello che si mette in discussione quando si riflette sui beni comuni è la stessa contrapposizione fra privato e pubblico, che è la contrapposizione fondante l'ordine costituzionale vigente. Cioè, noi lavoriamo con questa categoria privato-pubblico come se si trattasse di categorie, come dire, ontologiche opposte l'una all'altra, no? Più pubblico meno privato, più privato meno pubblico, no? Una specie di gioco a somma zero in una visione molto molto riduzionista e molto molto, come dire, meccanicistica e semplificante. La contrapposizione privato-pubblico è il paradigma giacobino di Napoleone. La modernità si basa su quest'idea, no? La proprietà privata e la sovranità dello Stato. Tutto quello che è l'intermedio, l'ente intermedio, quello che una volta erano chiamate le comunità intermedie, eccetera, sono state, come dire, falciate da questa strutturazione. Cioè, la strutturazione privato-pubblico è una strutturazione totalitaria, è una strutturazione insofferente di tutta quella che è, come dire, la costruzione istituzionale dal basso. Quindi la battaglia per i beni comuni è una battaglia per la ricostruzione di istituzioni del comune. C'è questa stessa corporation cooperativa Delfino che stiamo provando a costruire, è un'istituzione del comune, cioè è privata dal punto di vista della forma, perché ovviamente abbiamo utilizzato l'autonomia privata perché altro non potevamo fare non essendo legislatori, ma la forma privata o pubblica non significa proprio niente. Tu puoi avere una fondazione nell'interesse delle generazioni future che è una struttura di diritto privato, ma che si fa carico di interessi pubblici molto meglio di quanto si faccia carico, che so io, un'azienda pubblica piuttosto che una società per azione a totale capitale pubblico. Quindi stiamo parlando di contrapposizioni totalmente ideologiche. Dopodiché, quando si era fatto il referendum sull'acqua, si era passato parecchio tempo a cercare di spiegare alle persone che noi non volevamo la privatizzazione dell'acqua, ma non volevamo neanche lo Stato burocratico e verticale, perché bisognava costruire uno Stato partecipato delle istituzioni del pubblico che funzionassero, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io non penso che questa cosa qui possa essere vista come una critica tout court di quelle che sono le possibilità dell'iniziativa privata di farsi carico di interessi pubblici e collettivi e di essere, farsi stessa bene comune in qualche modo, no? Rispetto, non c'è questa vocazione nella proposta di legge Rodotà. È una riforma del codice civile, che è il cuore dell'ordinamento giuridico privatistico, che contiene alcune regole sui beni pubblici sicuramente, ma che in qualche modo cerca di, e noi avevamo anche la delega per fare quello, noi avevamo una delega per fare quella cosa lì, che era in qualche modo, che abbiamo interpretato dicendo: proviamo a introdurre questa nozione di beni comuni e soprattutto l'idea delle generazioni future nel cuore del codice, perché questo provocherà in qualche modo, per via interpretativa, un'evoluzione che ci porta anche un po' lontano rispetto a questa sacrale contrapposizione tra pubblico e privato, tant'è che i beni comuni possono essere sia pubblici che privati. E guarda che comunque questa cosa qui
a proposito di critiche più o meno infondate che sono state svolte a cosa, questa è una delle cose che in pezzi della cultura giuridica italiana, anche seria, ha creato dei problemi, perché c'è una sorta di idea per cui il pubblico è necessariamente amico dell'interesse comune, che è ancora molto forte in certi ambiti, soprattutto della cultura di sinistra. Per cui tu dici, ma in fondo c'è l'idea per cui il governo è amico, è una cosa che ancora in qualche modo nella testa di qualcuno c'è, mi spiego? E che il privato è nemico, ma secondo me questa è una contrapposizione veramente che oggi non ha nessun tipo di effettività dal punto di vista delle relazioni fattuali, ma sono, come dire, retaggi di un'ideologia vecchia che noi, che è ancora molto forte, soprattutto nella cultura giuridica, perché la cultura giuridica è fortemente positivista, è fortemente statalista, è fortemente legata a queste visioni del mondo qui. Ma si tratta davvero di fare una conversione ecologica anche del modo di pensare rispetto alle istituzioni, questo che stiamo proponendo. Grazie.